Buongiorno, finalmente ci siamo, oggi è il 21 dicembre 2022 e siamo al 150 ⁇ della data di nascita di Monsignor Lorenzo Perosi. È inutile che io stia a dire chi sia stato Perosi, chi sia, chi sia stato e forse anche chi sarà. Tutti coloro che mi ascoltano adesso, o eventualmente nel post che verrà messo in rete, sanno chi è, chi è Perosi. Sono qui a introdurre questo webinar e noi della Band Music abbiamo voluto fortemente l'organizzazione di questo incontro musicologico proprio per capire, per approfondire, per riuscire a riscoprire, se vogliamo, sotto vari aspetti, la figura di Lorenzo Perosi. Perosi compositore, Perosi direttore di coro. Perosi sacerdote, Perosi anche uomo, uomo nella sua interezza umana e artistica. Fin dal 2017, l'anno in cui le autorità vaticane ci concessero con molta gioia e ci affidarono a noi della Band Music il repertorio ancora inedito delle opere di, di Lorenzo Perosi. È iniziato tutto un, un gran lavoro per noi, è iniziata una grande ascesa di questo lavoro sulla promozione, sulla visibilità, sulla rivalutazione, come ho già detto, a livello internazionale di Lorenzo Perosi. E dal 2017 abbiamo avuto già grandi eh, riuscite e grandi risvolti che ci hanno fatto capire quanto Perosi sia stato amato e quanto Perosi viene rivalutato in maniera importante in ambito non soltanto musicale ma anche musicologico. E fra le tante opere che abbiamo, che abbiamo messo, messo in piedi abbiamo voluto intraprendere anche eh, un libro, un libro di Don Garbini su Perosi e oltre a questo, proprio stasera in Cappella Sistina presenteremo un CD del coro della Cappella Sistina, in cui ehm, sono state registrate le, delle opere edite da BAM Music e che riporteranno in auge alcuni brani non sempre molto seguiti. Poi ne parleremo sicuramente nel corso del webinar. Devo per ovvi motivi fare dei ringraziamenti. Un ringraziamento per il progetto Perosi, va al già Pontificio Consiglio di Cultura, diretto allora da sua eminenza Monsignor Avasi, ed un ringraziamento al suo delegato, Sua Eccellenza Monsignor Azevedo, come anche un ringraziamento al Pontificio Istituto di Musica Sacra, diretto dal Monsignor De Gregorio, ed un ringraziamento soprattutto all'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Santo Padre, da cui dipende il coro della Cappella Sistina, che prima era diretto da Sua Eccellenza Monsignor Marini, proprio il maestro che, guarda caso, è andato a fare il vescovo di Tortona, luogo di nascita di, di Perosi, eh, poi più che degnamente sostituito in corsa dal maestro Monsignor Ravelli, che ci ha seguito e che ringraziamo molto e che ci ha condotto subito dopo. Un caloroso saluto ed obbligo, ed obbligo perché un pochino la storia perosiana della Balmiusica è nata con me. Sotto l'influenza del maestro Arturo Sacchetti, senza il quale appoggio e senza i quali consigli non avremmo mai portato a termine un'opera così importante, nulla in confronto al suo catalogo ragionato sulle opere di Lorenzo Perosi, peraltro edito dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Il, il lavoro di, di Sacchetti su Perosi è stato un lavoro per me, è una magna carta, è un, veramente è un grandissimo lavoro che ha fatto il maestro Sacchetti e che ha dato un grande servizio alle opere e a tutta la catalogazione delle opere di Perozzi. Peraltro il maestro Sacchetti poi ci ha prelibato facendoci curare una sua biografia, sempre in riferimento a questo nostro rapporto di preferenza che è nato proprio sotto l'ambito di Perozzi. Parliamo invece del webinar, che è quello di oggi. Perché abbiamo voluto il webinar e non abbiamo voluto un incontro muscologico classico, come sempre, che si fa a Roma. Il motivo è presto detto, è perché anche noi dobbiamo essere al passo coi tempi e possiamo usare le tecniche per una maggiore penetrazione nel mondo intero di ciò di cui parliamo. Un convegno organizzato a Roma sarebbe stato eh, abbastanza penalizzante soprattutto per chi avesse voluto venire senza poi riuscirci. In questa maniera ciò che diciamo viene registrato e viene messo in rete. Non c'è più cosa adatta alla figura di un artista per come è stato Pelosi. Tutti potranno vederlo, o su YouTube o su, su altre, altri post, su Facebook, in altre parti, sul sito di Lorenzo Pelosi. O potete andarci www.lorenzoperosi.org dove ci sono tutte quante le cose che capitano nel mondo perosiano. Vi consiglio invece quindi di ascoltare questo webinar, poiché ci sono eminenti musicologi che parleranno, non soltanto dal punto di vista, chiamiamolo, spirituale, ma anche dal punto di vista umano, e questo mi piace in maniera particolare. Avremo Monsignor Liberto, avremo il dottor Cappelletto, il dottor Foletto, avremo il professor Marni e il maestro Bianelli che parleranno sotto varie sfaccettature. Sentiamoli tutti insieme, poi faremo delle conclusioni insieme a fine webinar. Un caro saluto e ci vediamo più tardi. Grazie ancora. Io vengo da una piccola uh, comunità italiana, su una piccola isola, l'isola di Capri, molto famosa nel mondo. Eh, I miei ricordi di fanciullezza, ho più di 70 anni. Per quanto riguarda la figura di Lorenzo Perosi, eh, il suo nome ha cominciato a declinare nel momento in cui, nelle grandi feste patronali a Sant'Antonio e a San Costanzo a Capri, la nostra comunità isolana è, era costituita da due comunità parrocchiali, in occasione appunto delle festività patronali, il coro ovviamente di dilettanti ma di amatori appassionatissimi che eh, componevano questa entità canora e sonora eh, all'interno della vita parrocchiale eseguivano le messe di Perosi e quindi ho cominciato fin da piccolo in questa situazione molto marginale eh, come vi ho detto dell'isola di Capri a eh, conoscere il nome di Lorenzo Perosi. Poi nella mia, uh, nel mio avanzare degli anni degli studi musicali e così nella mia esperienza di musicista e di operatore musicale, oggi in questi ultimi anni di preside del pontificio di musica sacra, ehm, il nome di Lorenzo Perosi ha, ha continuato ad essere presente all'interno di un episodio della storia della musica per la chiesa nella chiesa molto singolare perché mentre altri nomi sono stati sempre eh, abbastanza come dire vicini al mondo musicale intorno ad esempio parlo mi riferisco ad esempio a vicino Refice, eh, musicista prete eh, però in contatto con, con il mondo cosiddetto del verismo eh, di quegli anni e parlo per citare un nome grande, Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, eh, Alfredo Catalani e eh, via di questo passo, il nome di Perosi è sempre rimasto molto legato all'interno delle sole attività ecclesiastiche. E però la sua personalità di musicista è talmente grande ed esuberante dal punto di vista della qualità dei, della, della sua musica e della, della quantità nella quale i suoi in, suo interventi musicali hanno spaziato dalla musica da camera alla musica sinfonica, ovviamente eh, la musica vocale e eh, strumentale, è, è ta talmente spaziato da farne comunque un personaggio molto singolare. Eh, le sue vicende sono molto legate anche a quel clima. Culturale negli anni nei quali egli è, è vissuto ed ha operato. Teniamo presente che abbraccia davvero tutta la prima metà in pieno eh, del secolo scorso. Eh, pensiamo che, eh, nei primi anni del Novecento, eh, diventa eh, direttore della Cappella Sistina e eh, la sua attività si completa con la sua morte eh, nei primi anni. del 50 del Novecento. Dunque eh, ha avuto modo di essere presente anche a quegli snodi della vita della Chiesa e della Cultura che vedevano, soprattutto nella prima parte, la Chiesa come un corpo un po' estraneo o comunque tenuto a latere. Eh, perché il clima. Eh, Tardo risorgimentale nel fine Ottocento, inizio novecento, fino a quando non ci sarà poi, in Italia in particolare, la riconciliazione della Chiesa con lo Stato, che era una frattura che era avvenuta dal 1870, quando il neonato Regno d'Italia conquista Roma e la toglie al Papa, il clima culturale era stato un clima anticlericale. E si pensi soltanto al fatto che comunque. I preti continuavano sempre ad indossare una, una, una talare e, e quindi e, la, la presenza dei preti, eh, magari eccellenti professionisti, ottimi scienziati, persone di cultura vastissima, però all'interno degli organismi laici veniva vista questa presenza come un qualche cosa di estraneo e però anche in qualche modo anche... Eh, non, non gradito, eh, non accettato tranquillamente. Eh, Lorenzo Perosi soffre un, po un pochino anche di questa uh, situazione. Ora, eh, però, un'analisi delle critiche e delle cronache di quegli anni riguardanti la sua produzione musicale. Eh, sulle riviste, sui produttiani, eh, in particolare ehm, dimostra come egli fosse stimato e considerato e, e fosse sicuramente un personaggio musicale contemporaneo alle dinamiche soggiacenti alla cultura musicale in, in genere eh, del, dell'Italia e dell'Europa e fosse pienamente inserito con grande stima da parte dei musicisti coeri Nell'ambito della grande cultura musicale europea. Non è stato un personaggio racchiuso negli orizzonti ecclesiastici ehm, perché è talmente grande la sua capacità eh, di essere presente alla cultura musicale del suo tempo. E da farne un personaggio di assoluto rilievo, stimatissimo, eh, nell'ambito, cito una situazione molto particolare, dell'associazione Alessandro Scarlatti di Napoli. È, una, è un organismo di organizzazione musicale che, pensate, nasce per impulso di Salvatore Di Giacomo e dovuto alla tenacia di una giovane musicista, Emilia musicista Gubitosi, nel Conservatorio di Napoli stessa. Bene, ehm, la Sociazione Scarlatti ha eseguito tutti gli oratori di Perosi fino all'ultimo e ne ha fatto comunque un, un motivo di grande orgoglio il fatto, quello di essere... Eh, L'occasione data a Lorenzo Perosi di essere conosciuto nell'ambito della, della produzione musicale della città partenopea. Eh, in questo momento, in questo anno, eh, nel quale si celebravano i 150 anni dalla, dalla sua nascita, il programma ben preciso del, eh, dell'offerta della musicale che ne viene fatta è quello che abbraccia appunto po tutta la sua produzione. Troveremo soprattutto a cominciare eh, dalla sua musica da camera e poi per andare così, spaziare nell'altra sua produzione, una sorprendente capacità di avvincere e di affascinare come avviene soltanto nei grandi dell'arte e Lorenzo Perosi da questo punto di vista diventa eh, l'emblema di quella attività musicale che in qualche modo viene considerata minore nell'ambito eh, del panorama della grande musica del Novecento e però grazie a quella situazione che ho citato all'inizio di questo mio intervento in un piccolo centro su una piccola isola qual è il nome protagonista della musica colta della musica forte Lorenzo Perosi proprio perché la singolarissima situazione dell'Italia di quegli anni Forse anche dei nostri anni, vede i grandi centri di produzione. Eh, soltanto nelle grandi città. Ancora oggi noi in Italia soffriamo di questo, sappiamo quanto siano pochi gli enti lirici distribuiti sul territorio nazionale, però grazie alla eh, presenza sul territorio in questi piccoli centri delle attività parrocchiali come delle bande, ecco, la grande musica riesce a raggiungere anche le situazioni periferiche. E allora il suo nome è associato davvero a quella Italia che canta dappertutto dai centri sui, sui piccoli eh, sugli Appennini sulle Alpi sui piccoli paesi rivieraschi lì dove non era arrivata la grande musica comunque era arrivata la bella musica grazie a Lorenzo Perusi narrare il mistero in canto. Ricordando gli oratori di Perosi e vorrei iniziare con una frase di Lorenzo Perosi in un'intervista che tenne a Giuseppe Garra. La mia vita è trascorsa in pace fino ad oggi, ignorata e felice, svolgendosi sempre in ambiti più appropriati per soddisfare le necessità di un temperamento artistico come il mio, inclinato alle contemplazioni mistiche, alle riflessioni ultraterrene, alla visione del mistero. All'interno di queste coordinate storiche d'amore, ricordiamo Don Lorenzo Perosi, appunto inclinato alle contemplazioni mistiche, alle riflessioni ultraterrene, alla visione del mistero. 150 anni fa, il 21 dicembre 1872, Perosi nasceva a Tortona. Dall'inizio della sua vita sino alla fine, il suo rendimento di grazie cantava sempre quest'antifona. Ti ringrazio, Signore, di avermi fatto cristiano, di avermi fatto sacerdote, di avermi fatto scrivere quello che il mondo canta e canterà in tua lode. Il testo è illuminato da tre luci: essere cristiano, essere sacerdote, essere musicista di Dio. Però si, in effetti, crebbe in un ambiente permeato di fede e di arte. L'arte per lui doveva essere usata sempre come efficace mezzo per la gloria di Dio e la divulgazione della fede sostanziata con ideali della bellezza e della bontà. Paolo VI, pastore sensibile, guida esperta, ricordando però a cento anni dalla sua nascita, in un'omelia di grande respiro, il 24 settembre del 1972, così si espresse. Fu Monsignor Perosi che, con le sue mirabili composizioni e con l'influsso del suo genio, riportò la musica sacra a essere espressione sincera e degna del culto divino, liberandola da un certo decadentismo che in alcuni casi l'aveva colpita nel periodo a lui imminentemente precedente. Perosi seppe attuare alla perfezione la linea direttiva che San Pio X esprimeva appunto nel modo proprio tra le sollecitudini. La musica sacra deve possedere nel grado migliore le qualità che sono proprie della liturgia e precisamente la santità e la bontà della forma. Il Papa dichiarava con saggezza che la musica per la liturgia doveva possedere queste qualità fondamentali, santità e bontà di forme. Spiegando queste due qualità, istruiva che per santità si doveva intendere l'esclusione di qualsiasi forma profanizzante che non rivelasse la santità della parola di Dio. La Sacrosantum Concilium, facendo sua questa frase del motu proprio di Pio X, come aff cosa afferma la musica sacra sarà tanto più santa quando più è strettamente connessa con l'azione liturgica sia esprimendo più soavemente la preghiera sia aiutando di più l'unanimità sia nobilitando di più la solennità dei riti e allora musica più santa connessione più stretta preghiera più soave Unanimità più aiutata, solennità più nobilitata. Sono cinque maggiorazioni che qualificano il canto e la musica per la liturgia, dove la partecipazione attraverso l'arte si avvolge, ci coinvolge e ci divinizza. Per cui l'energia creativa della bellezza e della bontà germina sempre nei fecondi giardini della nobile semplicità. Non c'è nulla di più difficile al mondo. La nobile semplicità, infatti, è l'ultimo traguardo dell'esperienza e l'ultimo sforzo del genio. Il sacerdote musicista Perosi operò su questi orientamenti. Lasciandoci un'eredità che ci incoraggia nel nostro impegno, appunto, al servizio della Chiesa e ci orienta altresì a ricreare in nobile semplicità la nuova musica per le celebrazioni della divina liturgia. E con questo spirito, però, si operò sempre nella sua testimonianza di arte messa a servizio della preghiera liturgica della Chiesa. Egli soleva dire: un solo pensiero signoreggia nella mia mente, riscalda il mio cuore, accende la mia fantasia e mi risuona dolcissimo nell'anima, Gesù Cristo. E fu questo il magistero più grande che egli ci ha lasciato. A chi diceva a Don Lorenzo che avrebbe dovuto mettere in musica tutta la vita di Gesù Cristo, egli rispondeva: Ma io vivo per questo. E allora in Perosi la musica vediamola come mezzo di evangelizzazione. Coloro che hanno conosciuto Perosi e gli sono stati vicini hanno avuto sempre la sensazione della sua grande statura morale di cristiano, di sacerdote e di musicista. Era questo il suo progetto. Gli uomini, diceva, nel del mio tempo non vogliono sentire il Vangelo, io li costringerò ad ascoltarlo in musica. Don Lorenzo riteneva infatti che ogni espressione della sua arte dovesse essere strumento di evangelizzazione e gli trovò questo mezzo nella forma dell'oratorio e della cantata che allora si rivelarono appunto con il tocco poetico, nell'esuberanza del sentimento, con l'impronta appunto della tenerezza e della drammaticità. Per Perosi la vita di Cristo doveva apparire così come raccontata dagli evangelisti, con la continuità della narrazione senza troppi sblocchi sonori che spezzettano appunto l'andamento del racconto. Il suo temperamento semplice, privo di arde complicazioni, lo ricondusse alle pure sorgenti della classica forma oratoriale del carissimi anche se ripensata su derivazioni neoclassiche con non linguaggi del suo tempo romantici però in effetti cercava questa organica sobrietà data dal raccontar cantando attraverso il narrare dello storico che precede l'intervento dei personaggi e l'elemento meditativo che è espresso ora dal coro, ora dai solisti, ora anche dall'orchestra. Sulle semplici linee evangeliche, i momenti significativi sono alternati da inni, da salmi, da responsori, e la struttura formale è articolata dalla narrazione, dall'azione e dalla meditazione contemplativa in modo che la vita di Cristo, nel suo svolgersi in un insieme connesso e vivo, apparisse in tutta la sua luce, in splendore. In effetti, il linguaggio musicale perosiano oscilla sempre tra gli opposti poli della sfera emotiva. Le pagine sono piene ora di slanci vigorosi, ora di sensuali tensioni mistiche, ora di contemplative emozioni ora di solennità grandiose. Tutto però è sempre costruito in stretto rapporto con l'espressività del testo e della struttura del brano. E su queste coordinate formali e stilistiche però si costruiva il suo edificio sonoro che va dal fascino seducente della calda melodiosità alla ricca gamma di effetti dinamici e di accenti anche drammatici. Si è scritto tanto sull'eclettismo musicale del maestro e per questo si possono citare i nomi di carissime Bach, Handel, soprattutto di Bach, che egli riteneva la Bibbia musicale. E questi influssi, però, possono essere considerati come una sorta di citazioni, perché egli seppe mantenere la genuina ispirazione di una personalità inconfondibile che riuscì a conservare sempre. Però, sì, indubbiamente, è figlio della sua razza, della sua epoca, periodo in cui è esaltato il teatro lirico di Verdi e si andava affermando anche quelle. Mitico verismo da cui tutti immediatamente furono soggiogati. Però sì, non poteva sottrarsi al fascino seducente della squisita melodiosità delle opere liriche e teatrali, però l'ambiente del teatro in cui visse gli poteva dare influenze non idonee per la sua vocazione a comporre appunto quella musica religiosa. Infatti, quando ebbe l'idea quella volta di musicare l'episodio della Samaritana, ci fu un momento in cui, al punto culminante della composizione, bloccò il lavoro perché prendeva carattere teatrale. Anche se alcuni musicisti di allora, amanti delle sue musiche, tentavano di convincerlo ad abbandonare le forme oratoriali per dedicarsi alle composizioni di opere teatrali, lui sempre reagiva con fermezza. Cosa diceva? Mi sono accorto che sdrucciolavo nell'opera e che la musica assumeva un carattere teatrale contro il mio fermo proposito. Allora di fronte al pericolo o ammainato le vele. Anche se però si reagiva negativamente di fronte alla proposta di comporre opere teatrali, tuttavia si apriva all'esperienza degli elementi descrittivi nei lavori che poi ebbero il nome di oratori, ma non di oratori, diciamo così, ma di poemi sinfonico-vocali, il Mosè, il Giudizio Universale, il Nazareno non poteva infatti sottrarsi dal fascino seducente della squisita melodiosità delle opere liriche ma sappiamo bene che Perosi nasce musicista studia seriamente la musica ma non come i pigri e gli insufficienti ma come coloro che si istruiscono negli ambienti qualificati di studio e di lavoro per offrire forti Incentivi che sviluppano i carismi che Dio dà all'uomo. Soltanto così però si diventa capace di rivelare la sua fede attraverso quell'arte sonora che ridice, raccontando in entusiasmo espressivo quel che gli evangelisti narrano. Nelle sante scritture. I suoi oratori, mettendo da parte le discussioni animate, le aspre lotte contro il Maestro, trovarono l'accoglienza delle folle in Europa, in America. Tra consensi e dissensi, tra gioie e dolori, egli continuò sempre a comporre con tenacia e laboriosità mirabile non solo per il servizio liturgico, ma anche per evangelizzare attraverso le forme oratoriali. Allora, gli oratori io li solito sono solito definirli omelie in canto. Per Perosi la composizione degli oratori rispondeva ad un intimo e irresistibile bisogno del suo spirito di sacerdote e di musicista dalla passione di Cristo, suo primo oratorio, al transitus anime, che io ritengo il suo capolavoro. Vibra costantemente un forte sentimento religioso, nuovissimo e originalissimo. Gesù Cristo è amato ed esaltato non come astrazione teologica o accademico concertismo ma come rivelazione luminosa della vita del credente, come speranza unica che illumina, che guida anche il non credente. Però si compone alle cantate gli oratori per soddisfare le necessità del suo temperamento incline alla contemplazione mistica, alle riflessioni ultraterrene e alla visione del mistero. Il primo impatto con l'oratorio lo ebbe quando appena diciassettenne lesse la partitura del Messia di Handel, rimanendomene sconvolto. In seguito, Iefte del Carissimi, le passioni di Bach, nel soggiorno a Ratisbona sicuramente avrà ascoltato il Cristo su di liste. Quindi anche la forma oratoriale di Bach, indipendentemente dall'armonizzazione, dall'ammirazione e devozione verso le serene e sublimi costruzioni bachiane, risultò in certo senso incompatibili con le sue idee e con i suoi concetti strutturali. Nel suo viaggio poi a Beirut, dopo aver ascoltato la potentissima arte drammatico eroica del grande genio di Wagner, rimase ammirato e sconvolto. Le melodie del maestro sgorgavano in effetti dalle pure sorgenti del canto gregoriano e assimilando la musica dei grandi musicisti venivano trasformate in linguaggio sostanzialmente personale. Per Perosi, come detto, la vita di Cristo doveva essere espressa, così come è raccontata dagli evangelisti, con la continuità della narrazione, senza troppi sblocchi sonori che spezzettano l'andamento del racconto. E il suo temperamento semplice e privo di arde complicazioni lo guidava verso le pure sorgenti della classica forma oratoriale seicentesca. E in quelle fonti trovò la linearità essenziale, per esempio, del carissimi anche se ripensata su derivazioni neoclassiche e quindi anche romantiche. All'età di 25 anni, Perossi sì, aprì la strada ai suoi oratori, che segnarono una grande svolta decisiva in questo suo pellegrinare artistico. Il primo gioiello lo presentò quella cantata in cena domini. Fu lo stesso patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto a ordinare al giovane maestro la composizione di un oratorio, perché per una occasione importante il Terzo Congresso Eucaristico Nazionale. Il 9 agosto del 1897, nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, si dava l'inizio all'ascolto di questa prima cantata, in cena domini, che raccontava appunto l'istituzione dell'Eucaristia. Il testo, Tratto dal Vangelo di Marco, perché dal Vangelo di Marco? Fu scelto per devozione al patrono di Venezia. Il successo della prima esecuzione fu strepitoso e coinvolgente. La cantata sarà poi completata con altre due parti che costituivano, diciamo, il primo oratorio, la Passione di Cristo. Ebbe così inizio la fervida, geniale reazione. Di tutti gli altri oratori nei quali amplierà la forma, arricchendola di nuove sfumature anche con stili più maturi. I primi oratori composti uno dopo l'altro sono La Passione di Cristo, 1897, La Trasfigurazione, la risurrezione di Lazzaro, la risurrezione di Cristo nel 1898, il Natale del Redentore 1899, l'entrata di Cristo a Gerusalemme e la strada degli Innocenti nel 1900. Il 20 marzo 1898, nel Palazzo della Mostra Internazionale d'Arte a Venezia, per la prima volta fu eseguita, per esempio, la trasfigurazione. La prima parte, usando il tema di un antico inno cristiano, narra l'evento taborico con tocchi nobili di contemplante visione. La seconda parte, intitolata La liberazione dello sesso, dedicata ad Arturo Toscanini, ha una potenza descrittiva molto drammatica, soprattutto quanto il grido implorante del padre chiede a Gesù la guarigione del figlio, Assalito dalle smani ossessive. Dopo il suono solenne degli ottoni, Gesù emette il grido del miracolo, sund et mute spiritu exia beo. Spirito sordo e muto esce fuori da lui. L'oratorio terminano con un triplice solenne finale, il canto di un inno gregoriano, un fugato per l'orchestra, e poi il festoso Cristo Risusciti. Nella risurrezione di Lazzaro, la parte di Cristo è molto espressiva perché gli stati d'animo di Gesù, con la risurrezione dell'amico Lazzaro, si alternano tra sublimi estasi e commoventi drammaticità. Anche nell'entrata in Gerusalemme e nel poema sinfonico vocale Il Giudizio Universale, canto e musica possiedono quegli accenti lirici, con espressività quasi da teatro l'indole poetico-musicale del Mosè, che allora fu diretto da Toscanini, oscillerà poi tra oratorio e opera. Ma questa ambiguità seppur ricca di tanta bellezza verbo melodica, tuttavia impediva, diciamo così, di entrare nei teatri. La resurrezione di Cristo. Il quarto del ciclo dei dodici oratori progettati da Perosi ebbe la prima esecuzione il 13 dicembre del 1898 nella Chiesa dei Santi Apostoli a Roma. Erano presenti circa 5.000 persone, tra cui cardinali, vescovi, presbiteri, tutto il corpo diplomatico, alcuni rappresentanti del patriziato romano e tanti artisti. C'era pure Mascagni. Poi lo stesso mese... Si rieseguì per altre cinque volte. L'oratorio, attraverso la nobile bellezza e la geniale semplicità del ventisenne maestro, narra con nuovi mezzi espressivi il mistero sublime della morte e risurrezione di Gesù. La prima parte, dalla morte al sepolcro, inizia con la tenerezza di uno struggente preludio che narra gli ultimi istanti dell'agonia di Cristo. Segue la descrizione sonora del terremoto. L'aprirsi delle tombe, il drammatico silenzio della natura, mentre il coro delle donne canta quasi a fior di labbra il Crux Fidelis. Poi al chiudersi del sepolcro, le due Marie con commossa mestizia cantano quel delizioso duetto, plange, plange, quasi virgo, il coro dei fedeli, chiude la prima parte dell'oratorio con quel doloroso canto del recessit pastor noster. La seconda parte della resurrezione inizia con il preludio titolato L'alba del trionfo. Gli squilli di trombe, tra i fremiti sonori degli archi, sono vibrazioni di gioia irradiate da festosi alleluia. In questo clima pasquale, Maria con un leggero sottofondo degli archi, corre ansimante al sepolcro, tomba della sua speranza, polgorata dalla luce del risorto che la chiama Maria. Il suo cuore sobbalza, è ferita e ferita d'amore, grida, rabbonì. Il Signore risorto era ormai il suo cuore. Poi Gesù porta la pace agli apostoli, il delirio d'estasi degli incontri pasquali, ammantati dal canto degli Alleluia, termina con il canto della sequenza di Pasqua, vittime pasquali, laudes, orchestre, cori, finali inneggiano al Cristo risorto, e l'ultimo Alleluia con un solennissimo crescendo finale nel clima del trionfo, espresso con un motivo quasi squillo di campane. Chiude l'oratorio della resurrezione. In rapporto alla storia, ai personaggi che il Vangelo racconta, l'oratorio è pieno di atmosfere espressive, sublimi, palpitanti, festose, trionfanti, però, si infatti, con umana sensibilità e commovente lirismo, mise tutta l'anima nel musicarlo con il genio del suo cuore. Da Roma il maestro poi torna all'amata Venezia, dove il cardinale Sarto, accogliendolo con paterna amabilità, si congratulava, lo aiutava sempre, lo sosteneva, lo incoraggiava, si congratulava per, per i suoi lavori e per i suoi successi, e nel gennaio del 1899 l'oratorio fu eseguito in Sant'Ambrogio a Milano, dove agli applausi entusiasti del popolo, si unirono anche quelle di Cuccini, Boito, Giuseppe Giacosa, eccetera. Il quinto oratorio, il Natale del Redentore, dedicato ai suoi genitori in segno di filiali affetto, fu terminato il 26 maggio del 1899. Parlando di quell'oratorio, però si solleva dire, scherzando, è un oratorio. Nato in treno, fu iniziato infatti in Italia, poi continuato a Parigi e terminato mentre girava una, una città all'altra. Eh, la prima esecuzione ebbe luogo a Como, il 12 settembre del 1899, dove fu diretto dall'amico carissimo Luigi Cervi. Il successo fu straordinario. L'oratorio è diviso in due parti. La prima parte, l'annunciazione, inizia con l'invocazione in nome di Gesù Cristo, Amen, cui segue poi il prologo, continua con il racconto dell'annunciazione e termina con il solenne Magnificat, cantato in dialogo tra solisti e coro. La seconda parte del Natale inizia con il prologo e il canto del "Jucundare filia Sion continua con il racconto dell'arrivo di Maria e Giuseppe a Betlemme e la nascita di Gesù. Stupisce il brano che precede la nascita dell'Emmanuele con il canto delle Antifone dei sussulti d'amore. O oh Emmanuel, o oh Adonai, o oh Sapien, venia deliberandum nos. Prima che lo storico annuncia la nascita di Cristo, il corno inglese con un lento doloroso suona il motivo della terza parte della passione. L'idea è molto illuminante dal punto di vista teologico. Il Verbo si è fatto carne per donare la vita e salvare l'umanità. Dopo l'annuncio del Natale e il canto della relazione, Christum Natum colpisce la deliziosa pastorale dal titolo Notte Tenebrosa. Nella prima parte riecheggiano i tocchi delle campane di Tortona, che però si ascoltava la notte di Natale. La seconda parte è un melos del canto ambrosiano. Non potevano mancare i canti dei tre inni, angelici, L'angelico gloria in excelsis Deo, quello dell'adorazione, Iesu redentor omnium, e a conclusione dell'oratorio il grandioso Te Deum con melodie gregoriane in concordanza con quelli originali. Mentre però si termina di comporre Il Natale del Redentore, pensava a scrivere pure La strage degli innocenti, aveva già scritto anche L'entrata di Cristo in Gerusalemme. Che sarà eseguito il 18 maggio del 1900 ancora a Milano nel Salone Perosi. Nel raccontare, per esempio, la fuga in Egitto, il maestro doveva concordare il musicale con l'atmosfera del Natale del Redentore. Questi collegamenti sono veramente meravigliosi perché esprimono lo stesso mistero nella sua varia espressione. Un dolce motivo pastorale apre la prima parte dell'oratorio che continua con il lungo cammino dell'avvento dei Magi. Allora arrivo con ritmi subbalzanti e trilli di flauti esplode la gioia, mentre un quintetto esegue il canto di adorazione Et procedentes adoraverunt eum. A questo gaudio si innesta lira di Erode che uccide i bambini innocenti. Un triste corale esprime questo drammatico dolore. La seconda parte inizia con il canto del coro che esprime la straziante sofferenza delle madri per l'assassinio dei figli. Vox il rama, udita est. Sono anche dolenti le espressioni per la fuga in Egitto. Al solista che canta, Ovos Sonnes il coro risponde quasi al ritornello: Plorate, plorate. L'oratorio continua con la glorificazione dei piccoli martiri, innocentes procristo, infantes, occisi suntu. Con l'inno di Prudenzio, Salvete flores martirum, inizia la conclusione e termina con il solenne brano, Beati mundo corde. Accanto ai sette oratori che cantano i momenti fondamentali della vita di Gesù, Ferosi compose anche le cantate. Nel 1912, ricordando il canto dei monaci di Montecassino, compose la famosa Vespertino Razio, poetica preghiera vesperale con armonie crepuscolari dei colori del tramonto, in nomine Patris e Gloria Patri, sono quasi antifone al canto del salmo in te Domine Speravi. Segue poi l'inno della croce, Vexilla Regis Prodeunt l'inno mariano ave maristella il coro chiude con in pace del dormiam et requiescam alle sette parole di nostro signore Gesù Cristo sulla croce composto poi nel 1913 però si diede il titolo di meditazioni né oratori né cantate tornando poi eh, al, al linguaggio espressivo della sua giovinezza la partitura aveva la stessa sobrietà ed essenzialità stilistica con un profondo e accurato canto delle sette parole del Redentore. L'8 dicembre del 1904, lo stesso anno in cui apparve il Giudizio Universale, 50 anni dal dogma dell'Immacolata, però si compose la stupenda cantata di Esiste, per soli coro e orchestra. Il testo preso da lui stesso, dagli antichi innari della Chiesa, ha versi squisiti di intenso fervore. La cantata, espressa con suave semplicità, in solenne grandiosità, è permeata di un'atmosfera spirituale e talvolta anche drammatica e si è articolata in due parti e nei sette brani separati i quattro solisti si alternano al coro. La cantata risuona poi, nella cantata risuona, quel tota pulcra e la solennemente elaborata per doppio coro sulla melodia gregoriana. L'antifona è preceduta da un poderoso fugato dell'orchestra, al quale si innesta il secondo coro con Tu spes certa miserorum» «Glorificazione delle ineguagliabili virtù della Vergine Maria». La composizione è dedicata a Pio X fu eseguita alla presenza dello stesso Papa nella Sala Reggia in Vaticano quando il 9 dicembre il giorno dopo fu rieseguita poi in Santa Maria della Minerva poi ci fu anche l'oratorio la cantata del nazareno eh, iniziato intorno ai primi anni 40 fu definito da Perosi Sacra rappresentazione, appunto per il suo contenuto morale e spirituale, mistico e simbolico, pervaso appunto di un'atmosfera liturgica, la sua struttura ternaria, riecheggia poi il triduo pasquale. I quattro lavori, transesus anime, in patris memoria, in diebus tribulationis e Vespristina orazio, anche se hanno il titolo di orat oratorio, tuttavia. La loro forma è quella della cantata. E ora concludiamo con il transitus anime e diamo questo titolo. Dalla taciturnitas, che sappiamo cos'era imperosi e cosa fu, dalla taciturnitas al transitus anime. Dopo il silenzio del maestro. Dal 1904 al 1907 arriva l'annuncio di un nuovo lavoro. Si tratta appunto della cantata classica, quella più sintetica e avvincente per bellezza espressiva e anche originalità formale, il Transitus Anime. In un primo tempo era titolato Anima. Non ha nessuna forma di oratorio ha una sola parte per mezzo soprano, cori e orchestra, con una durata di soli 35 minuti, non più. Il tema della cantata già si presentava originale attraverso l'esplicazio posto all'inizio. Cosa scrive lui? Giunta l'anima al passaggio supremo, implora la misericordia divina, mentre il coro canta le prece degli agonizzanti. L'intercessione della Vergine Santissima è invocata da un coro di soprani contralti. L'anima passa alla vita eterna. Gli angeli la conducono a Dio. In Paradisum deducant angeli, odie, sit... Locustus in pace. L'idea di musicare un dialogo tra solista e coro come personaggi com primari è stata stimolata dalla visione dell'anima che, giunta al drammatico momento del passaggio dalla vita terrena a quella eterna, implora perdono per i peccati con il celebre salmo penitenziale miserere Mentre il coro, col canto della speranza, invoca la Divina Misericordia e l'intercessione della Madre Vergine Maria con quel sublime Maria Mater Grazie. L'oratorio lo dedicò al suo fratello Marziano. Anche se perosi sì, fu tormentato dal dramma interiore della salute, tuttavia, mai si spensero in lui gli slanci contemplativi e creativi. Lo confermano appunto le pagine drammatiche ed estatiche del Transus Anime che cantano appunto il mistero della morte e la speranza del godimento in paradiso. Quelle pagine si ritrova in sintesi tutto per osi. La drammatica tensione dell'anima da parte del contralto, è un succedersi di sentimenti opposti. Dalla speranza ricade nella disperanza. Le melodie tra solista e contralto e il coro sono sempre dignitose e intensamente oranti. Nel canto delle litanie dei santi, la potenza melodica e contrappuntistica delle invocazioni intense culmina quasi grido tra coro e solista con... Omnes santi Dei, intercedite. Poi l'anima dolorosamente invoca, libera me de morte eterna. E con l'ultima preghiera implorante, in manus tua domine, commento spiritum meum, gli angeli la conducono in paradiso. Subito dopo le voci femminili, con sublime e toccante orazione cantano quel sublime Maria, Mater Grazie, elaborata in semplice e nobile espressività. A riguardo la sorella felicina raccontava che Don Lorenzo, dopo aver ultimato questa preghiera mariana, la volle suonare mentre la mamma e le sorelle l'ascoltavano tutte e tre commosse. All'improvviso il maestro si voltò verso di loro, le guardò e ed esclamò, una più bella la sentiremo in paradiso. Dopo la preghiera, i flauti, il clarinetto e il fagotto preparano il misterioso e triste canto del clarinetto solista che nel silenzio, con otto note, in una scala esavonica discendente, annunzia la morte dell'anima. Come di consueto per tutti gli oratori che tendono al grandioso finale, su melodia gregoriana poi esplode l'antifona in Paradisum un angeli. Il festoso e maestoso fugato di voci e di suoni luminosi, soffusi, di canti d'olirismo è dato dalla maturità e dalla genialità artistica del maestro. La prima esecuzione dell'oratorio è legata all'inaugurazione della sala Pia ai borghi nel dicembre del 1907. Ci fu un periodo in cui Perosi, cominciando a confrontare le sue partiture con quelle dei caposcuole europei, terminiamo con questo momento storico, voleva rielaborare e ricomporre tutte riconoscendole troppo ingenue. E non aggiornate rispetto a quelle contemporanee. Si racconta che Arturo Toscanini, che seppe comprendere la forza vitale e mistica che animava la creazione musicale del maestro, quando lo venne a sapere, ebbe a dire: però sì, non deve toccare nulla di ciò che ha scritto. E Toscanini che parla? Il valore della sua musica sta proprio nella sua spontaneità, oltre che nello splendore dell'ispirazione. Se il maestro le avesse ritoccate nella loro iniziale stesura, avrebbero perduto tutta la loro purezza e fragranza originale. Negli oratori, nelle cantate, la tecnica musicale, a servizio della spiritualità, raggiunge un punto d'incontro concordante. Perché? Perché la fede per lui era la sua vita, di prete e di artista. Ricordare Perosi sì, a 50 anni della sua nascita significa ridonare omaggio a un sacerdote musicista che non si accordò alle opinioni rinunziatarie degli sprovveduti. Ma cercò di aprire loro le orecchie del cuore per testimoniare che esiste l'arte della sincerità dello spirito e l'ardore del cuore che fa vedere e ascoltare Dio sia nell'incontro sponsale, partecipando al canto della divina liturgia, sia nell'ascolto meditativo della Santa Scrittura attraverso la musica sacra da concerto. Nel decimo anniversario della morte del maestro, sull'osservatore romano del 13 ottobre 1966, Arcangelo Pagliai Lunga scrive che Don Lorenzo, in un'intervista del 1902, ebbe a dire, il pubblico, quanta umiltà, il pubblico, mentre crede di applaudire me, altro che superbia. Il pubblico, mentre crede di applaudire me, in fondo applaude le parole e i fatti divini che io mi sforzo di comunicare attraverso la mia musica. Ed erano già omelie fatte canto per l'evangelizzare. Con purezza di intenti e amore disinteressato, però si offri così le sue qualità geniali per lodare Dio e per cantare la fede. Con il linguaggio sublime dell'arte musicale, Imperosi, il segno sonoro del Logos, si trasfigura in canto del Melos ed era già evangelizzazione attraverso la parola fatta canto. L'intervento che mi è stato chiesto in questa occasione e nell'anno in cui ricorre il 150 anniversario della nascita di Lorenzo Perosi riguarda specificatamente la sua produzione per quartetti. Sul fatto che i compositori italiani scrivono quartetti eh, pesa come un anatema. Questa lettera, una brutta lettera, bisogna dire la verità, di Giuseppe Verdi, inviata nel febbraio del 1878 a un suo corrispondente. Verdi ricorda quando è nato il suo primo e unico quartetto, siamo a Napoli nel 1872, durante una pausa forzata delle prove di Aida perché le due interpreti, sia Aida che Maneris, si erano ammalate, quindi le prove erano sospese e Verdi, quasi così per vincere la noia di quei giorni senza prove, scrive il quartetto. Durante un momento di distrazione, lui dice, di passatempo. E, e scrive in questa lettera del 27 febbraio 1878 che ha ricusato questo quartetto perché non volli dare nessuna importanza a quel pezzo e perché credevo allora e credo ancora, forse a torto, che il quartetto in Italia sia una pianta fuori di clima. Le nostre società di concerti in quegli anni fanno quartetti a corda, li chiama così, quartetti per archi. Beh, invece si augura che facciano dei quartetti a voce per eseguire Palestrina, i suoi contemporanei e Marcello. Benedetto Marcello. Sembra dunque che la produzione per quartetti sia riservata agli europei. Soprattutto all'area austro-tedesca, ai francesi, ma che in Italia sia una pianta fuori di clima. Verdi, fortunatamente, è stato in questo caso un pessimo profeta perché già in quegli anni e con frequenza ancora maggiore negli anni successivi, quando lui è ancora in vita, tanti compositori italiani scrivono quartetti. Giovanni Bottesini. Antonio Faccio, Pietro Pratania, Alfredo Catalani, Ettore Pinelli, Giovanni Sgambati, Ferruccio Busoni, Gaetano Luporini, per arrivare poi al Novecento, quando c'è proprio un'esplosione. Di Quartetti Ottorino Respighi, Leone Sinigaglia, Riccardo Zandonai, Indebrando Pizzetti, Gianfrancesco Malipiero, Riccardo Picman Giagalli, Adriano Lualdi, Amit Rezzanella, Felice Rattuada, Franco Alfano, Alfredo Casella, Renzo Bossi. Siamo negli anni venti, Ormai Verdi è stato smentito ed è stato smentito. Ovviamente in Europa, dove la produzione quartettistica continua a coinvolgere tutti i massimi compositori del primo novecento, ma è stato smentito anche in Italia. Questa breve premessa per arrivare al nostro argomento. I quartetti di Lorenzo Perosi, cioè un genere di scrittura strumentale che non prevede il testo, il testo cantato, per un compositore che all'intonazione di testi liturgici e sacri ha dovuto il suo enorme successo. Voglio ricordare che Lorenzo Perosi è stato seguito da Toscanini, che di lui ha parlato eh, Romain Rollin, premio Nobel della letteratura del 1915, con questa frase bellissima, auguriamo a Don Perosi di essere uno di coloro che riporteranno nella musica la pace divina, quella pace invocata con disperazione da Beethoven, alla fine della sua Missa Solennis, e quella gioia che ha cantato senza averla conosciuta. Quindi questa è la considerazione di Romain Rolland, oltre ad essere un letterato, è stato un acuto critico musicale, su Perosi, la cui fama è internazionale. Perosi inizia a scrivere quartetti nel 1928, è un periodo drammatico della sua vita. Nel 1922 lui è stato interdetto dal Tribunale di Roma eh, perché voleva distruggere tutta la sua musica, la considerava modesta, indegna di essere eseguita, naturalmente a cominciare dai familiari, in particolare dalle sorelle, questa veniva vissuta come una vera e propria calamità. No, ci sarebbero più stati i diritti di esecuzione, i diritti d'autore. C'è un giudizio clinico riguardo Perosi che parla di schizofrenia. In quegli anni lui vive in grande solitudine nel proprio appartamento a Roma e scrive dal 1928 al 1931 16 quartetti, ai quali vanno aggiunti due senza numero irreperibili e cinque. Senza numero d'opera, un totale di 23 quartetti in tre anni. Sono ritmi vertiginosi, perfino ossessivi. Eh, lui si firma LP, Lorenzo Perosi, senior vegetariano. Ha creato un suo personale alfabeto in cui la C e la Q sono eh, sostituite dalla K, per cui il quartetto diventa quartetto. Con la, con la K, il, il primo violino del quartetto di Roma, che va a leggerli, a eseguirli nella sua residenza privata. Oscar Zuccarini diventa Zuccarini con due K. I eh, quartetti vengono definiti da Perosi musica modesta, scritta così come posso, veramente non vorrei ancora fosse eseguita, ma se proprio la vogliono eseguire, pazienza. Sono tutti. Dedicati a eh, persone della sua famiglia che non ci sono più i primi al padre, eh, un, un numero molto importante al fratello cardinale, anche cardinale, scritto con la K, scomparsi rispettivamente nel 1908 e nel 1930. Mio fratello cardinalo, Roma, 10, Primavera 9. Quando scrive 10, non dobbiamo pensare fortunatamente che lui celebri il decennale dell'era fascista, quindi siamo nel 1932. No, Roma 10, primavera 9, significa 31 marzo 1930. Prima il giorno ed è il 31 marzo perché lui inizia a contare nel suo personale calendario dell'equinozio di primavera, e poi l'anno 30, cioè il nono, a partire dal 1922, il suo calendario inizia dal 22 perché il 22 è l'anno della morte della madre. L'ultimo quartetto nasce il 22 febbraio 1931 e lui scrive ho finito il sedicesimo quartetto e ogni lunedì Quartetto di Roma, viene a leggerli in camera mia. Ora inizio la serie dei quintetti, così suono anch'io, e nascono i quintetti di un pianoforte che sappiamo Perosi eseguì anche in pubblico, lui era pianista, mentre per i quartetti, per le esecuzioni in pubblico, che anche ci sono, nonostante la sua persuasione che questa musica debba esistere in una dimensione privata, lui naturalmente non suonava. Come avvenivano queste esecuzioni private? C'è una bellissima testimonianza di Renzo Rossellini, compositore, musicista, non il regista, che ci scrive: eh, Vedo la povera e disadorna stanzetta dove Lorenzo Perosi, su un approssimativo pianoforte verticale, lavorava. È un ricordo di oltre 25 anni fa. Io ero un ragazzo ed appena allora mi affacciavo la musica. Lui, il genio onorato da tutti, ma non bisogna dimenticare questa dimensione di Perosi, questo riconoscimento internazionale che aveva nell'ambito della musica sacra. Mi riceveva come se fossi più che una persona di riguardo. La tragedia della guerra aveva scosso il suo animo, sconvolto la sua mente. Scriveva per se stesso e non c'era verso di convincerlo di dare alle stampe, di far conoscere qualcuna di quelle pagine. Una volta alle settimane riceveva gli amici, tra questi c'era il quartetto di Roma, che eh, lo dilettava eseguendo, anzi leggendo, il ritmo di produzione di Perosi era talmente vertiginoso che i componenti del quartetto di Roma arrivavano e leggevano a prima vista, questo si racconta a Rossellini, eseguendo, anzi leggendo le musiche volta a volta composte e di cui Perosi stesso preparava le parti. Così ho ascoltato quella pagina di stupenda poesia e di stupenda melodia che è l'adagio del quartetto numero tre. Più tardi, non so per quale miracoloso intervento, dato alle stampe ed ora è diventato patrimonio di tutti. Don Lorenzo Garbini, il parroco della chiesa milanese di San Marco, che ha pubblicato quest'anno l'anniversario. Un libro su Lorenzo eh, Perosi definisce i quartetti il suo capolavoro, i suoi capolavori. Ora, questi quartetti hanno avuto una vita esecutiva molto meno fortunata dei suoi oratori, delle sue passioni, sua, delle sue messe. Basti pensare che la missa pro defuntis. Eh, scritta per il funerale del Papa, è rimasta in uso nella Chiesa eh, Cattolica fino al funerale di Giovanni XXIII, cioè per 50 anni, oltre 50 anni. Eh, perché vengono definiti i suoi capolavori? Perché qui eh, Perosi dà conto di essere informato della modernità e di accettare di accogliere dentro di sé una. Delle traiettorie del primo Novecento. Lui non è sensibile alla lezione della scuola di Vienna, di Schoenberg, Berg, Weber, della ctecafonia, dell'espressionismo. No, è molto più vicino, rifiutando gli eccessi veristi, rifiutando l'aspetto melodrammatico della scrittura. È molto più vicino a un'esperienza impressionista francese, a questi contorni sfumati, a questa dimensione del tempo molto più interiorizzata che esteriormente gridata. E quando Rossellini dice l'adagio del quartetto numero 3 è pura poesia, beh, coglie nel segno, perché che cosa fa Perosi? Ricorre alla risorsa alla quale ricorrono i musicisti quando vogliono rendere un'atmosfera evocativa, onirica, cioè il pizzicato. Questo pizzicato che sono quartetti anche incisi anche piuttosto recentemente, quindi non è difficile trovarli sia in disco che sulle piattaforme ormai onnivore. E c'è il pizzicato, però. Con Sempre che crea questa dimensione sospesa no? di reverie, di sogno, ci sono degli momenti lirici che emergono eh, con, una totale, con un totale disinteresse rispetto alla conclusione. E qui può venire in mente Schubert: no? la sua non volontà di finire, non interessa finire, interessa percorrere, approfondire un'idea. È un momento sospeso. È un momento sospeso, il tempo si ferma, è un tempo tutto interiorizzato e la dimensione della dedica eh, privata al padre, che non c'è più, quest questo fatto che lui componesse senza avere avuto alcuna commissione, alcuna richiesta, alcuna credibile ipotesi di esecuzione, lo mette quasi in una condizione di libertà. Eh, non c'è una scadenza, non c'è un vincolo, non c'è un testo. A intonare, non c'è una ricorrenza liturgica lui aveva già sperimentato questo modo di comporre con la serie delle otto suite dedicate ad altrettante città italiane composte nei primi dieci anni nel primo decennio del Novecento alcune sono molto efficaci penso alla suite Milano soprattutto per orchestra eh, in cui si dà proprio emerge dalla musica questa grande vivacità di cosa deve essere stata Milano all'inizio del Novecento rispetto agli anni precedenti questo grande dinamismo milanese si era già cimentato con una scrittura orchestrale, il concerto del pianoforte del 1916, che è un pezzo molto ampio, ehm, di tutto rispetto, qui nei quartetti c'è senz'altro una maggiore intimità. E io consiglio molto l'ascolto di questo secondo movimento, questo adagio. Del tempo ci dice: non ci deve essere alcuna fretta, ci deve essere come un adagiarsi, uno stare comodi su questa melodia che emerge nelle sfumature oniriche del eh, Pizzicato. Il ciclo di composizione dei quartetti si chiude abbastanza velocemente: si chiude nel 1931 col sedicesimo Quartetto. Nessuno degli altri ha avuto la fortuna che ha avuto il terzo grazie a questo secondo movimento. Negli altri, Perosi naturalmente non dimentica di essere un compositore soprattutto di musica sacra, dunque di aver esplorato la modalità degli antichi toni gregoriani, no? spesso ricorre al tonus peregrinus e questo suo stare sul crinale che divide tonalità da modalità. Dà il senso di quanto la sua esperienza come compositore, la sua competenza come compositore di musica sacra abbia influito anche sulla composizione dei quartetti. Perché Aperosi è riuscito, tornando al suo aspetto appunto liturgico di compositore di direttore della Cappella Sistina, è, è riuscito a percorrere una strada che era strettissima. Lui sapeva che cos'è il canto gregoriano, ma non voleva essere un neo gregoriano. Lui sapeva, aveva studiato anche le, nei suoi anni a Tisbona le partiture bachiane. Lui sapeva cos'era il contrappunto, la fuga, aveva studiato palestrina. Ma non voleva essere un neo polifonista di fine Ottocento, di inizio Novecento. Voleva distinguersi dal teatro verista, voleva distinguersi dalla musica sacra dell'Ottocento, che era una copia e incolla del melodramma come vocalità. Tutte quelle cose che lui non voleva fare, le sapeva benissimo. Dunque la strada che poteva percorrere era strettissima e lui la trova in questo impasto timbrico, armonico, melodico, per cui è con questa sua ingenuità immediata, immediatezza anche popolare, che lo fa molto amare, molto amare dal pubblico. L'ultimo movimento dell'ultimo quartetto, il presto, ci ricorda questo, c'è un tema chiaramente popolare, ma di, di origine popolare, c'è ancora il ricorso al pizzicato, ma l'ultimo movimento dell'ultimo quartetto ci mette anche di fronte a un limite ed è significativo che lui abbia smesso di scrivere quartetti dopo questo sedicesimo. Qui arrivano tante idee, tanti spunti ma che rimangono tali. C'è come una difficoltà, una non volontà, un'impossibilità ad elaborarli, ad andare dentro, ad approfondire questa idea. Rimane un po' in superficie, quella superficie che aveva così accarezzato, no? facendosi proprio perdere la dimensione del tempo e abbandonandoci a sentimenti molto interiori nell'adagio del terzo quartetto, nel presto dell'ultimo quartetto senti piuttosto che la difficoltà ad elaborare questi temi, ad andare a fondo, e lì si ferma perché lì è arrivato alle sue colonne d'Ercole. Ognuno è quello che è capace di fare. Non possiamo chiedere a Perosi di, eh, di diventare uno, uno scembere o un indemit, un barto un Janacek. No, quel mondo lì non gli appartiene, non gli appartiene gli appartiene a questo, a questo mondo interiore. Questo tempo sfrangiato, queste traiettorie eh, piene di mezze tinte eh, che ha così bene saputo raccontare in quell'adagio. E ora lui si ferma. E conoscere i propri limiti è anche mo molto importante per tutti gli artisti e dunque anche per i compositori. Nel 1931 è finita la sua interdizione, è stato riabilitato. Eh, tornerà a dirigere la Cappella Sistina. Dunque, questo periodo particolarmente grave di una mente che ha molto sofferto, che era proprio scissa: no? lo sdoppiamento del nome, si firmava con altri nomi, il calendario inventato, l'alfabeto eh, cambiato, crisi di schizofrenia forti. Il periodo più acuto è passato e finisce il periodo di composizione dei quartetti a confermarci questo dialogo così intimo con una delle forme più nobili che la musica occidentale abbia eh, creato è una forma destinata per sua stessa natura proprio all'intimità della scrittura e anche all'intimità dell'esecuzione. prima di salutarci. Volevo ricordare quello che a me appare il merito grande di Perosi ed è un merito non soltanto musicale ma etico. Perosi naturalmente d'accordo con Papa Sarto, Papa Pio X e col suo motu proprio tra le sollecitudini, Perosi ha portato a compimento una missione veramente complicata. Dopo tre secoli e mezzo perché i primi evirati cantori arrivano nella Cappella Sistina, nelle Cappelle Vaticane a metà del Cinquecento. Dunque, dopo tre secoli e mezzo, all'inizio del Novecento, lui è riuscito ad eliminare la presenza degli evirati cantori delle Cappelle Papali, nelle Cappelle Papali, nella Cappella Sistina. Come ha fatto? È stata una lotta dura, perché Mustafa, Moreschi, altri cantori soprani, contralti... Dunque eh, uomini e virati cantavano, Mustafa era anche il direttore della cappella Sistina, erano lì, convivevano con lui. Lui ha cominciato non prendendo più i bambini e virati e piano piano è riuscito ad eliminarli tutti dalla cappella Sistina, ponendo fine a qualcosa che è stato giudicato un orrore, un orrore etico, perché i bambini venivano mutilati prima della muta della voce e veniva violato il loro corpo uno dei casi più eh, eclatanti e più cruenti dell'estetica che predomina sull'etica. Ma noi italiani sappiamo anche essere molto crudeli, perché questo fu un fenomeno, dico ironicamente, un patrimonio. Tutto è soltanto nostro, cioè piacevano in tutta Europa, ma il marchio di fabbrica era soltanto italiano. Lorenzo Perosi ha detto fine a questo e al di là dei suoi meriti musicali, questo è un merito storico ed etico che nessuno li può togliere. Delineare il ruolo dell'organo nella vita musicale e umana di Lorenzo Perosi non è un'impresa facile. Nel mare magnum della sua produzione, in primis vocale, ma non ultimo anche dal punto di vista strumentale, l'organo rappresenta sicuramente un, una parentesi, una parentesi che soprattutto è riferita agli anni dell'adolescenza e della prima giovinezza, una parentesi legata sia all'improvvisazione, cosa che all'epoca era corrente nella prassi, sia ai primi tentativi di composizione. Queste radici da dove vengono? La famiglia Perosi è una famiglia di organisti. Dionisio Perosi, nonno di Lorenzo, è organista a Mede Lomellina e anche lo zio Vincenzo prosegue in questo ruolo, sempre in quel di Mede. Mentre il padre Giuseppe è organista e maestro di cappella della cattedrale di Tortona. Come ci riportano i biografi perosiani, in primis Monsignor Teodoro Onofri, il padre Giuseppe mise le mani del piccolo Lorenzo sulla tastiera non appena questi erano in grado di abbassare i tasti. Così come fece anche con il fratello Carlo, poi divenuto cardinale, con l'altro fratello Marziano, poi maestro di cappella. Del Duomo di Milano e con le sorelle, quindi, quella beatitudine dell'apprendere la musica come un linguaggio spontaneo, come si impara a parlare, leggere, scrivere e fare di conto. E questo è una cifra costante in tutta la vita artistica di Lorenzo Perosi: la spontaneità. Dal pianoforte all'organo il passaggio fu assolutamente rapido quasi in dolore, essendo appunto Giuseppe Perosi organista della cattedrale di Tortona, Lorenzo, il giovane, il fanciullo Lorenzo, chiese di potersi esercitare già intorno ai 10-11 anni e ben presto il suo progresso anche nel, nel, tratta, nel trattare l'organo fu rapido e sicuro, tanto che il padre cominciò a impiegarlo come suo sostituto. Monsignor Teodoro Onofri conserva un manoscritto musicale del 1885 con un'annotazione di Giuseppe Perosi, Lavoro di Renzo. Quindi un Lorenzo Perosi tredicenne già si cimenta nella composizione di un offertorio per organo. Questi anni oscuri e fecondi vedono man mano l'impratichirsi di Lorenzo nel campo dell'organo e la conoscenza e la pratica dei linguaggi compositivi, tanto che la via tracciata risulta quella. Fra, negli anni fra il 1888 e il 1890 avviene proprio il salto di qualità. Intorno al 1888 Lorenzo inizia a studiare composizione per corrispondenza, come allora si faceva spesso con il maestro Michele Saladino. Michele Saladino il quale è, è un ottimo contrappuntista e un ottimo didatta nell'ambito del Conservatorio di Milano. E nel frattempo non si sa per quali vie, è una cosa tutta da studiare e da capire, Lorenzo comincia a venire a contatto con l'ambiente del cecilianesimo milanese. L'ambiente del Cecilianesimo, ovvero di quel movimento che ha dato una svolta nell'ambito della riforma della musica sacra, spogliandola delle attitudini teatrali per portarla poi a recuperare un linguaggio più austero e consono ai sacri riti. Questo è, fu un evento non scevro di problemi e di difficoltà, in quanto bisognava sradicare. Uno stile oramai consolidato per guardare oltre e quest'oltre era Oltre Alpe, in particolare l'esempio del Cecilienverein tedesco. Nel 1891 Perosi trascorre un periodo a Monte Cassino, protetto dall'abate Amelli, l'abate Ambrogio Amelli che. Prima di essere abate, fu Don Guerrino Amelli, quindi il fondatore dell'Associazione Santa Cecilia a Milano. Milano fu un crogiolo di musicisti che si occupavano della musica sacra. La Cappella musicale fu guidata prima da Giuseppe Gallignani e poi da Salvatore Gallotti, che iniziarono a svecchiarla del linguaggio operistico ormai vieto. A Milano si stampava la rivista musica sacra e le melodie sacre che erano di fatto le, le bandiere del movimento ceciliano era in un certo senso questo crogiolo di personaggi era possiamo dire un crogiolo di ideologi che secondo la santa tradizione milanese che legge il proverbio va più se un andà che cent'andem traduco per i, più, i non milanesi vale di più un andare che dire cento volte andiamo Appunto, fedele alla, alla virtù milanese, in questo crogiolo di personaggi, dopo aver posto delle basi intellettuali, pose anche delle basi pratiche e fattive per la riforma della musica sacra, attraverso appunto le edizio edizioni e coinvolgendo compositori che aderivano a, questo nuovo, a questa nuova corrente di pensiero. Viene mandato appunto Perosi. Su consiglio dell'abate Amelli, viene portato a Montecassino, Cassino, trascorre qualche mese, in cui il padre Giuseppe raccomanda lo studio dell'organo, del contrappunto, ma anche della letteratura, fedele al motto che un musicista ignorante è un musicista a metà. E poi Perosi decide di spostarsi verso Milano. Nel 1892 si iscrive al Conservatorio di Milano nella classe di composizione di Antonio Bazzini. La Milano musicale di quel periodo non è solo una Milano della musica sacra, è la Milano dell'Ultimo Verdi, è la Milano di Arrigo Boito e Franco Faccio, della riscoperta della musica strumentale, la Milano organistica che vede Marco Enrico Bossi comporre e vincere un concorso di composizione con la fuga sul tema Fede a Bach. E eh, Perosi, nonostante ebbe a trascorrere pochissimo tempo nella classe di Bazzini, mise a frutto le sue già grandi dote. Tanto che Carlo Gatti, musicologo, che fu suo condiscepolo, eh, lasciò scritto: Quando il pretino di Tortona, cioè Perosi, eh, si metteva all'organo o al pianoforte, contrappunti, fughe e canoni, gli uscivano dalle dita puliti e compiuti. Perosi rimase poco a Milano perché un mecenate, il conte Lurani Cernuschi, decise di pagargli un soggiorno a Ratisbona, a Ratisbona per studiare il contrappunto palestriniano. Perosi rimase nel 1893 a Ratisbona. Dove sinceramente non imparò nulla perché il suo background compositivo oramai era maturato. E a Ratisbona si fece la nomea di essere un grande organista, tanto che Haber eh, lo invitò a prendere la cattedra d'organo presso la, la scuola di Ratisbona, la scuola di musica sacra di Ratisbona. Rifiuto. Opposto secco di Perosi, perché disse: Voglio tornare in Italia a, a, per cercare di fare qualcosa per lo stato deplorevole della musica italiana. Quindi, Perosi rifiutò un'occasione d'oro, che era appunto quella di diventare titolare della cattedra d'organo della prestigiosa scuola di Ratisbona, e anche in Italia rifiutò la cattedra d'organo al Conservatorio di Parma per buttarsi nel lagone pratico come insegnante di canto presso il seminario di Imola e lì iniziò poi da un lato la sua parabola nell'ambito della musica vocale e d'altro canto l'abbandono progressivo della composizione e dell'improvvisazione. Quindi i brani dell'opera organistica perosiana sono tutti concentrati negli anni fra il 1890 e il 1893-94 e eh, Devo dire che mh, opera pionieristica, a parte il grandissimo lavoro del caro maestro Arturo Sacchetti, che, come sempre, Don Chisciotte contro i Molini a Vento sostiene delle cause che altri reputano forse poco importanti. Maestro Sacchetti ha fatto forse un lavoro da pietra miliare nell'ambito della riscoperta dell'opera perosiana, ma è stato preceduto per quanto riguarda la, lo studio dell'opera organistica negli anni 70 dal maestro Giacomo Bellucci, compositore romano, che eh, diede per primo alle stampe una serie di brani d'organo composti da Perosi intorno agli anni 90 del XIX secolo. Questi brani che sono da un lato di taglio più scolastico e dall'altro invece rivelano una grande pratica dal punto di vista liturgico, sono per la stragrande maggioranza basati su temi gregoriani. C'è qualche forma libera, ma Perosi ebbe poco tempo per trovare effettivamente un proprio linguaggio organistico. E eh, come si disse, poi dopo l'incarico a Imola e poi il, il resto della progressione di carriera, Perosi non praticò più la composizione organistica, ma praticò Tanto l'improvvisazione, tanto che nei concerti d'organo che tenne non mancava mai il brano estemporaneo svolto sul tema dato dal pubblico. C'è un bellissimo Ricercare sul Te Deum, composto nel 1893 per l'inaugurazione dell'organo della cattedrale di San Donato a Mondovì, che in realtà ha tutta l'aria di essere un'improvvisazione poi ritrascritta. Brano di grande respiro che lasciava prelude a un, una ricerca di stile molto personale. Quindi si chiude la parabola compositiva, ma non la parabola improvvisativa. In particolare durante il periodo, il soggiorno a Venezia, prima di andare in Sistina, Perosi ebbe modo di rincontrare Marco Enrico Bossi, il più grande organista italiano del primo novecento. E lì eh, ci sono diversi biografi e cronisti che ci rivelano di duelli d'organo, come avveniva ai tempi di Gabrieli. Sotto le volte di San Marco, dopo la chiusura della Basilica, Bossi a un organo e Perosi all'altro organo si sfidavano nel darsi reciprocamente temi di improvvisazione. E un cronista dell'epoca, Agostino Vian, dice che Papa Sarto, il futuro Papa Sarto, il Cardinale Sarto, che allora era Patriarca di Venezia, Ascoltando dalla navata, sorrideva a Sornione dicendo bravi fioi, vuol dire che la musica sacra oramai, anche per quanto riguardava il linguaggio organistico, aveva era passata dall'infanzia, quantomeno all'adolescenza, stava guidandosi verso una maturità stilistica che porterà dei, dei contributi non indifferenti. Copperosi eh, ha dato questo suo Contributo giovanile non ispirandosi a uno stile copiando uno stile particolare, ma ricreando uno stile proprio. E questo lo possiamo poi ascoltare nel, nelle, nelle numerose opere che possiamo ancora ascoltare eseguite all'organo, e in particolare nei tre esempi che seguiranno. Il primo brano che viene proposto è un quieto. Per organo, sul tema del Conditor Alme Siderum, inno gregoriano del tempo d'Avvento. Questo brano risulta scritto il 26 febbraio 1890, quindi un perosi diciottenne. È il primo brano in ordine di datazione che conosciamo, edito circa una quarantina d'anni fa. Però sediciottenne che dedica questa pagina direi delicatissima e splendida all'avvocato Pier Costantino Remondini, che fu tra i patron del movimento ceciliano. Era un personaggio piuttosto facoltoso, e oltre che dal punto di vista ideologico, diede un contributo fattivo dal punto di vista finanziario alle attività del movimento ceciliano. In particolare, Pier Costantino Remondini era un grande appassionato di organaria e di organaria anglosassone. Quindi, sognava Remondini di eh, avere anche in Italia un'evoluzione dell'organo che potesse eh, pareggiarsi con quella anglosassone. Qui, per esempio, questi brani che eseguiremo vengono suonati su questo splendido strumento dell'Istituto dei Ciechi di Via Vivaio, che ringrazio nella persona del Presidente, il Dottor Masto, e ringrazio anche l'organaro Alessandro Giacobazzi, che ha portato a termine il restauro di questo strumento, che sicuramente però si conobbe nella sua prima costruzione, durante gli anni milanesi, nel 1901, poi venne ricostruito nel 19 e poi nella forma attuale nel 1951. Si tratta del primo organo da concerto costruito a Milano. Quindi uno strumento che per quanto riguarda la sonorità è ben si adatta alla poetica dei brani perosiani. Questo quieto preludio sul Conditor al Mesiderum è in forma come si suol dire ABA. Un'introduzione. Una parte centrale, in contrappunto che riprende il tema gregoriano, che è il seguente. Conditor al mesiderum eterna lux redentor omnium exaudi, preces supplicum. Questo è il tema gregoriano dell'inno, che poi viene appunto elaborato nella parte centrale. Poi segue una parte delicata che riprende la struttura introduttiva utilizzando la sonorità delle viole, quindi una sonorità più orchestrale, per concludere poi con una riproposta del, dell'inno a piene mani in organo pleno, dove un perosi diciottenne tratta abbastanza disinvoltamente la tecnica del pedale doppio, cosa all'epoca in Italia tutt'altro che scontata. secondo brano per organo di Perosi che viene proposto all'ascolto è il preludio per organo in mi bemolle maggiore datato 7 marzo 1890, anche qui con Perosi diciottenne e questo preludio insieme a un altro in fa maggiore datato 4 marzo 1890 viene inviato a Michele Saladino per essere corretto e abbiamo diversi manoscritti di queste pagine mandati prima da Saladino e poi rimessi in bella da Perosi, con l'aggiunta di alcune battute, la limatura di altre e la riorganizzazione di alcuni elementi tematici. È un brano libero, non di ispirazione gregoriana, in cui abbiamo un'introduzione pacata di grande dolcezza, cui segue una parte centrale più severa in stile fugato che man mano crea delle progressioni sia dal punto di vista dell'intensità sonora sia dal punto di vista del, dell'armonia, portandosi verso un acme dal quale poi scende, si, si decade dolcemente, tornando alla parte originaria, alla parte originaria che si spegne quasi nel nulla sui registri più dolci dell'organo. Il terzo ed ultimo ascolto che andiamo a fare dell'opera organistica perosiana è il Veni creator spiritus, dedicato ai maestri Bottazzo di Padova e Ravanello, organista della Basilica del Santo, quindi probabilmente una pagina degli anni veneziani. E qui abbiamo in un certo senso la summa, abbiamo la, il contrappunto perché la parte centrale di questo brano è una mirabile fuga in cui, su, seguendo un po' gli esempi bachiani il tema del corale viene esposto alla pedaliera, da un registro ad ancia, un po' come avviene nel penultimo dei 18 corali di Lipsia di Bach. Questa fuga è incorniciata da una parte introduttiva e una parte conclusiva, assolutamente gemelle, di grande sfarzo e solennità. E La storia insegna che ogni rivoluzione prende le mosse come reazione ad un fenomeno o paradigma culturale divenuto insostenibile ed esasperante. Questo è quello che si verificò anche nell'ultimo scorcio del XIX secolo in Italia, quando nei Ceciliani, dei quali Lorenzo Perosi può essere considerato l'eponimo, maturò la convinzione dell'insostenibilità di una prassi liturgico-musicale ormai cristallizzata e metabolizzata. Tanto da parte del clero quanto da parte degli addetti ai lavori. I pronunciamenti tridentini in materia di disciplina della musica sacra o l'enciclica di Benedetto XIV, emanata a ridosso del giubileo del 1750, furono espressioni di un intento normativo volto ad arginare, per quanto possibile, il dilagare degli abusi liturgico-musicali, piaga endemica e apparentemente irrisolvibile della liturgia cattolica, dal momento che anche i nostri tempi non ne sono immuni. Oggetto delle lamentele e motivo di scandalo sono sempre stati quegli elementi del linguaggio musicale impiegato dai maestri di cappella e dagli autori di musica da chiesa che facevano riecheggiare nel tempio atmosfere ammiccanti alla dimensione più mondana. La mediazione fra coercizione e compromesso, unita a una buona dose di lassismo o inerzia, ha fatto sì che sotto le volte delle chiese il prescritto canto fermo non sia mai stato imposto come unica forma lecita di musica sacra, concedendo agio all'elemento secolare nelle lavori farme della sua proposizione di permeare e contaminare la musica al servizio del culto divino. Già che lo scopo della musica sacra, come poi avrebbe ricordato il Concilio Vaticano II, non è solo il render lode a Dio, ma è anche l'edificazione dei fedeli, i compositori di musica sacra hanno da sempre saputo e dovuto adattare un linguaggio musicale che comprendesse. Le due dimensioni che nell'azione liturgica entrano in contatto, trascendenza e immanenza, verticalità e orizzontalità. Essendo del resto prodotto di uomini per l'edificazione di altri uomini, la musica sacra risente inevitabilmente dell'iket nunc nel quale è concepita, eseguita e fruita. Inoltre sarà tanto più efficace quanto più riuscirà a veicolare un messaggio pienamente decodificabile dalla comunità cui è destinata. La preminenza dell'umano sul divino, dell'eccessivamente immanente sul trascendente, è stata letta come irrispettoso segno di decadenza e profanazione dai ideologi italiani che, a partire dagli anni della Restaurazione, hanno gettato semi che, nel corso dell'Ottocento, non avrebbero tardato a germogliare. I dubbi suscitati dalle precoci lamentele di Nicolò Eustachio Cattaneo nella Milano degli anni del Cardinale Geisruck o le riflessioni attorno alla riforma della musica di chiesa di Gaspare Spontini. Trovarono eco nell'ampio dibattito dedicato alla musica sacra, la prima sulla Gazzetta Musicale di Milano, primo organo di stampa italiano interamente dedicato alla musica e alla critica musicale, e poi sulle colonne dei più partigiani Musica Sacra e Osservatore Cattolico, altri due esempi di editoria cattolica milanese di fine Ottocento. Gli articoli pubblicati sulla stampa ottocentesca non entrano in alte speculazioni sulla santità o almeno sulla bontà della musica sacra, ma sono piuttosto feroci e ferme reazioni a quello che i Ceciliani non esitavano a bollare come malcostume sacrilego. Il dibattito non fu immune da cortocircuiti o forzate retromarce. Come nel caso del profluvio di articoli, che imbarba la stigmatizzazione del travaso peristico nei sacri recinti delle chiese esaltava la messa da morto in Requiem di Verdi come paradigmatico e insuperabile saggio non tanto di musica teatrale quanto di musica drammatica o la definizione nel 1888 da parte della già citata rivista Musica Sacra del canone delle migliori partiture sacre di, del tempo moderno nella quale compaiono non a caso il Requiem di Verdi al primo posto lo Stabat Mater di Rossini al secondo posto, ed ex seco, al terzo posto, i Requiem di Mozart e Cherubini, alla faccia della Missa Pape Marcelli che tanto veniva decantata sulle colonne della stampa cattolica o anche del famosissimo Benedetto Marcello che, forse più che essere eseguito, era solamente citato. La forza dei siciliani della prima ora, quelli che dagli anni Sessanta dell'Ottocento presero ad eseguire stabilmente la musica classica in tempi e modi non sospetti, non era alimentata dai loro stessi meriti, ma dal livore con cui questi si scagliavano contro la produzione contemporanea, che, per un curioso senso diacronico, era dagli stessi etichettata come musica del passato. I ceciliani, molto prima della diffusione di un approccio semiologico anche alla musica, che è pur sempre un linguaggio, intuirono che un repertorio pienamente comunicativo, l'attore di un messaggio decodificabile e comprensibile da tutte le classi sociali, Poteva costituire una minaccia per lo slancio trascendente che la liturgia avrebbe dovuto provocare nei molti avventori. Il canto gregoriano, altero nella sua immutabile incorruttibilità o il contrappunto antico e assettico di pagine, nelle quali il testo è solo un pretesto per dimostrare la padronanza degli strumenti del mestiere, sarebbero, in io di massimo, la strategia più sicura per proporre in chiesa musica ineccepibile. Peccato che gli stessi teorici si ritrovassero poi costretti a riconoscere che una musica sacra, forse non impeccabile ma certamente efficace, si ebbe solamente da quando Palestrina riuscì ad umanizzarla, inserendo fra le pieghe del contrappunto anche qualche madrigalismo. Tra l'avvio della Crociata Ceciliana, assimilabile con qualche approssimazione alla nascita dell'iniziativa editoriale della rivista Musica Sacra 1877, e la proclamazione del motu proprio inter sollecitudines di San Pio X 1903, passarono giusto appunto trent'anni, grosso modo, durante i quali i ceciliani dovettero combattere estremamente contro un repertorio rassicurante, ri risvolto suonante di un pensiero sì debole, ma certamente non di minoranza. Che la partita si stesse giocando del resto sul campo della comunicazione. Si evince anche da una lettera spedita alla redazione della rivista Musica Sacra nel febbraio 1886, nella quale si legge, e cito, Un organista che in un paese qui vicino ha voluto per circa nove mesi suonare in parrocchia musica di Santa Cecilia, di Rink, di Bottazzo, eccetera, condita con qualche marcia finale, è stato il bel giorno di Natale scorso solennemente fischiato di modo che l'amico, punto nell'amor proprio, tanto più che ci andava per gentilezza, si ritirò in patria senza appunto sgomentarsi dai clamori di una produzione ignorante che non cambierà certamente il suo modo di suonare. Gli applausi suscitati da un ballabile o dall'accenno di un noto tema teatrale da parte di un qualsivoglia organista non erano segno di ignoranza dai frequentatori delle chiese, ma un manifesto suggello di un processo comunicativo andato a buon fine. La proposizione di musica liturgica proveniente da contesti geografici o culturali lontani, come la Mitte d'Europa o la Costituenda Scuola Ceciliana Nazionale, frapponeva un ostacolo non ancora insormontabile tra esecutore e fruitore. Sorge dunque lecito il dubbio circa la sincera adesione alla causa ceciliana, almeno negli anni 80 e 90 dell'Ottocento, dai maestri di cappella, degli organisti e dei musicisti di chiesa, insomma di tutti i lettori. Della rivista Musica Sacra e gli esecutori del in un repertorio economico, appendice suonante di questa rivista, eh, che erano forse spinti più dalla paura della taccia di ignoranza che da una reale consapevolezza o adesione alle nuove istanze ceciliane. I musicisti di chiesa in carica negli anni del risveglio siciliano, formati in un momento storico nel quale la, il linguaggio musicale corrente, anche in liturgia come in teatro, del resto il linguaggio adottato era il medesimo. Non erano eh, messi in discussione dal punto di vista dell'efficacia del linguaggio e il travaso operistico, salvo casi specifici e sporadici, di citazioni di temi operistici, immesse, offertori, elevazioni, erano solo una parte di un fenomeno sicuramente molto più ampio. Un musicista come Lorenzo Perosi, insieme a lui, molti coetanei, però agli inizi degli anni Ottanta 80, dell'Ottocento. Cresce viene svezzato, musicalmente parlando, da musicisti che avevano abbracciato con convinzione la causa della riforma ceciliana. Lorenzo Perosi corroborato lui insieme ad altri musicisti da un fiero disprezzo che è stato provocato dallo scontro generazionale, e questa, quella di Perosi e dei suoi coetanei, è forse la prima generazione di musicisti veramente convinti e veramente eh, partecipi attivamente nella causa ceciliana seppur manipolati, strumentalizzati o forse anche mistificati, gli aneddoti pubblicati sulla rivista Musica Sacra o sull'Osservatore Cattolico, come quello che abbiamo sentito poco fa, attestano comunque la compresenza negli ultimi decenni del XIX secolo di due sensibilità musicali due impostazioni liturgico-musicali contemporanee, sì, ma incompatibili. Non essendosi coalizzati in consorzi e non necessitando di propaganda gli esponenti della vecchia scuola non hanno lasciato proclami programmatici o testimonianze che suonino come apologie non richieste. Tuttavia la capillarità del fenomeno e quindi la profusione straordinaria di forze da parte dei ceciliani per tentare di vincere la buona battaglia si può dedurre non solo dai resoconti scandalistici comparsi sulla stampa della fazione opposta, ma anche ad esempio da dati oggettivi quale la, la fioritura straordinariamente longeva di iniziative editoriali e musicali volte alla diffusione e alla pubblicazione di repertorio di stampo operistico-bandistico, se possiamo chiamarlo così, o alla costruzione di organi ancora secondo il sistema risorgimentale ottocentesco fino negli anni del pontificato di San Pio X. Con il debito di stacco cronologico e senza partigianeria, L'opera riformatrice di Lorenzo Perosi e dei suoi colleghi ceciliani può e deve essere letta come reazione tanto più volenta e risoluta quanto più resistente era l'attaccamento dei musicisti, del clero, dei fedeli alla musica di vecchia concezione. Può non sembrare scontato, ma se in chiesa non si fosse sentito il brindisi della traviata come alternatimo organistico al canto del gloria, forse lo slancio dei ceciliani non sarebbe stato tanto energico e fattivo. È solo con questa consapevolezza, dunque, che si può tentare di, di delineare un quadro della prassi liturgico-musicale italiana negli anni dell'ascesa dell'astro perosiano. A suoi fatti da 60 anni di celebrazioni secondo il cosiddetto Novus Sordo, per cercare di entrare nell'ottica dei fedeli di fine Ottocento occorrerebbe innanzitutto sfogliare un messale cosiddetto preconciliare aiutandosi con qualche manuale di liturgia, ovviamente, o con i cataloghi di alcuni editori musicali nostrani, per collocare nel canovaccio del rito liturgico gli irrinunciabili momenti musicali. La consultazione delle fonti coeve non è comunque sufficiente per farci medesimare nel fenomeno liturgico come avrebbe fatto un qualsiasi partecipante ad una liturgia ottocentesca, Forte, ad esempio, di una solita formazione di catechismo, o molto più avvezzo a una componente spettacolare in grado di suscitare stupore e meraviglia nel fedele. Lo spauracchio della cosiddetta partecipazione attiva, tarlo che arrovella i liturgisti da parecchi, de da parecchi decenni e che il più delle volte sembra concretizzarsi nella ripetizione collettiva, meccanica e spesso inconsapevole di gesti, risposte o canti. Non era certamente la prima preoccupazione del clero ottocentesco, che pur conservando una lingua altra e un codice comunicativo riservato per la celebrazione dei sacri misteri, e non a caso in latino si parla proprio di mysterium, attraverso la dottrina e il catechismo venivano forniti democraticamente a tutti i mezzi per la decodifica del mistero. Che i semplici andassero in chiesa principalmente per sentire bella musica gratis, poi, è un'altra storia. Tuttavia, questa considerazione apre interessanti prospettive circa la comunicatività della musica di stampo operistico e l'apparente distacco siderale ricreato dal nuovo repertorio ceciliano. La musica era una delle componenti fondamentali nella prassi liturgico-musicale ottocentesca. Dell'articolato e festoso apparato messo in atto dalle parrocchie per cercare di risultare e di vincere la concorrenza tutta campanilistica Veicolo della diffusione capillare della musica più aggiornata in liturgia era principalmente l'organo, marchingegno sonoro e complemento d'arredo, voce del popolo rappresentato dalle ordinate file di canne, ma allo stesso tempo anche voce di Dio, nel rombo tonante che calava sulle teste dei fedeli dall'alto di una cantoria. Concepito dall'organaro per rispondere alle esigenze cogenti delle celebrazioni, del contesto culturale e sociale nel quale sarebbe stato inserito, come amplificatore del linguaggio musicale in voga, per mano dell'organista che ne sedeva al comando, l'organo è il protagonista indiscusso della liturgia ottocentesca e anche il capro espiatorio contro cui si avventarono concretamente i proclami ceciliani. L'organo, a differenza degli altri suoi colleghi, è uno strumento musicale in continua e costante evoluzione, tanto che nei 13 secoli di permanenza sotto le volte delle chiese ha visto mutare radicalmente le proprie sembianze, non solo accrescendo sempre più le possibilità espressive, ma anche sapendosi rapportare adeguatamente con l'ambiente circostante. L'organo ottocentesco, conosciuto dal giovane Perosi e suonato da tanti suoi familiari che facevano di mestiere i maestri di cappella o gli organisti, è termometro di una tempera culturale che ha visto nel melodramma non la più alta forma espressiva, che quindi si sarebbe dovuta considerare paradigmatica, ma una delle molte facce di un poliedro decisamente più complesso. Per questo motivo, l'organaria e la produzione organistica ottocentesca non sono emanazioni del mondo operistico e teatrale nel contesto ecclesiastico, ma autonome declinazioni di un comune lemma. La facilità con cui la critica ceciliana indulgeva nell'utilizzo del termine teatrale per apostrofare quelle che vedeva come triviali manifestazioni di bassezza nell'atmosfera celeste e rarefatta delle celebrazioni liturgiche, ha tratto in inganno generazioni di docenti e di discenti, appiattendo come squallida imitazione del teatro la pagina forse più innovativa e originale della vicenda organaria patria. Chi legge la realtà del passato facendosi condizionare anche inconsapevolmente da paraocchi e filtri imposti dal pensiero dominante, sorride comparando diacronicamente la vicenda professionale dei fratelli Serassio di Luigi Lingiardi, grandissimi organari dell'Ottocento italiano, con coevi fabbricatori di organi transalpini guardando con sufficienza un organo orchestra Serassiano o di Lingiardi ed esultando ed esaltando come superbo ritrovato della tecnica un mastodonte di quattro tastiere di Leva Becker, ad esempio, fra i molti strumenti prodotti da Cavaille-Coll in Francia. L'origine di questa innaturale diffidenza è da ricercare proprio nella trattazione ceciliana che punta in ultima analisi a scindere nella musica sacra la componente trascendente da quella immanente in nome di un ipercorrettismo purificatore. La prassi ottocentesca mediava la verticalità trascendente dell'azione liturgica con una componente immanente, terrestre e comunicativa, concedendo spazio, nel rito, ad un elemento estremamente attualizzante. La canonizzazione dei maestri della scuola romana del Rinascimento, culminata con lezioni di palestrina a nome tutelare e guida di un movimento di rinascita. Risponde alla copiosissima produzione musicale di consumo alimentata dalla costante fioritura di un nuovo repertorio per un nuovo pubblico. Se per sua natura la Chiesa è sempre stata benigna dispensatrice di arte, bellezza e libera cultura per chiunque avesse voluto co lasciarsi coinvolgere nel viaggio multisensoriale dell'azione liturgica. La nuova consapevolezza scaturita dalla caduta della società d'antico regime e dai primi afflati indipendentisti suscitarono nel popolo italiano la voglia di partecipare attivamente a fenomeni collettivi quali la musica e il canto. La Chiesa, che per sua natura teme sempre di essere tacciata di anacronismo, acconsente con favore al bisogno di musica. Concedendo da una parte spazio ed espressione al canto paraliturgico e devozionale del popolo, in lingua corrente, fuori dalle chiese, e dall'altra compiendo onerosi sacrifici, pur di acquistare un organo anche per i sacelli più periferici o poco officiati. Moltiplicandosi a dismisura gli organi da suonare, la platea dei musicisti di professione è prosciugata dalle basiliche e dalle grandi chiese dei centri cittadini mentre l'incombenza del disimpegno delle funzioni liturgiche nelle chiese di paese e nelle chiese sussidiarie è demandata ad organisti dilettanti che potremmo definire organisti della domenica. E proprio l'organista della domenica fu il vero artefice della fioritura di una tipologia di strumenti e del relativo repertorio, portando nelle realtà anche più defilate e periferiche la musica più aggiornata e comunicativa. Grazie ad una rete di diffusione e distribuzione di facile letteratura organistica per corrispondenza, creando una coiné rintracciabile in gran parte degli stati preunitari dell'Italia settentrionale. La città di Milano non fu solo culla del movimento ceciliano, ma anche, in quanto capitale dell'editoria musicale ottocentesca, centro di irradiazione di iniziative quali la Guida per l'Organista, stampa periodica edita da Giovanni Canti, o la domenica, pubblicazione periodica di fascicoli di messe per organo, pubblicata da Domenico Vismara, o casi ancora più interessanti ed eclatanti come il raccoglitore musicale, pubblicato da Giovanni Martinenghi per oltre 35 anni. Gli organisti di paese trovavano in ciascun fascicolo una messa d'organo completa, così costituita, un ripieno di introduzione, una serie di versetti per suonare in alternati. Al Canto del Gloria, un'elevazione, una consumazione ed un ballabile per la fine della messa. Questi fascicoli potevano contenere musica di invenzione dei compositori oppure fortunatissime riduzioni organistiche di temi teatrali. Gli organisti milanesi Paolo Sperati e Carlo Fumagalli, in particolare, furono i più alacri assemblatori di messe per organo tratte da opere teatrali fra la guida per l'organista di Carlo Fumagalli e la collezione di pezzi per l'organista di Paolo Sperati, il nome di questa iniziativa editoriale dai tardi anni 70 non è casuale nel dibattito fra musica canonizzata, musica del passato e musica moderna. Si contano più di 100 messe che ebbero una grande diffusione. Tuttavia il già citato raccoglitore musicale di Giovanni Martinenghi detiene il primato con i suoi 35 anni di pubblicazione. E oltre 420 fascicoli licenziati, che equivalgono ad altrettante messe, e in questo caso eh, non mutuate da, da opere teatrali ma composte di sana pianta dagli organisti, contengono anche curiosissimi casi di musica composta da organisti dilettanti ad uso di altri organisti dilettanti. Parallelamente alle messe d'organo di facile esecuzione impiegate per la messa letta della domenica o delle feste, gli stessi editori diffusero, seppur in quantità minore, facili intonazioni dell'ordinarium misse rigorosamente per voci virili con accompagnamento d'organo per la messa cantata. Riservate alle occasioni più solenni, queste messe d'autore non indulgono nella tentazione del contrafactum o del travestimento spirituale degli inflazionatissimi temi d'opera che venivano impiegati per costituire le già citate messe d'organo. Ma sviluppano uno stile tutto particolare, per cui le parti corali, poco più elaborate di un falso bordone, sono però sostenute da un organo volutamente malizioso, che solo di tanto in tanto azzardano una mezza cabaletta, giusto per gratificare il principale fra gli organisti e fra i cantori della cappella. A prescindere dal gradiente più o meno alto di teatralità inconsapevole che permeava le partiture vocali. Il vero elemento straniante bersaglio della critica ceciliana era l'oggettivo scollamento che rischiava di venirsi a creare fra il momento celebrativo e la musica chiamata a commentare un gesto o intonare un testo dell'ufficiatura. La discrasia fra cerimoniale e componente musicale combattuta nell'assise tridentina, dagli anni successivi al medesimo consesso, si acquì sensibilmente tanto da arrivare ad aggirare l'ostacolo nel pieno Settecento, infarcendo messe ed vespri. Di mottetti latini dal contenuto tanto generico da non essere mai fuori luogo. Recensioni ottocentesche pubblicate sulla Gazzetta Musicale di Milano attestano l'impiego di mottetti o cantate sacre su testo volgare da eseguirsi senza soluzione di continuità dopo il canto del Gloria, e quindi sopra la proclamazione delle letture bibliche, altrove, musica sacra stigmatizza la sostituzione di parti fisse del canto del Vespro con concerti a piena orchestra. Questo fenomeno, nell'ultimo quarto dell'Ottocento, appare frequente e pervasivo, scomoda eredità dei nostrani fasti sinfonici settecentesca e magra consolazione per i maestri di cappella che, seme di nanno, si dilettavano con la composizione di pagine schiettamente orchestrali per la Chiesa. Il rapporto conflittuale fra musica sacra in Italia e orchestre, dopo essere arrivato a livelli di massima tensione negli anni della restaurazione, Sotto sorveglianza quasi poliziesca, ci sono testimonianze eh, milanesi degli anni dell'Episcopato del cardinale Geisruck, non sembra essersi mai sanato del tutto. E nel 1890, una recensione pubblicata su musica sacra immagina il divino, così viene chiamato, Palestrina, atterrito dalle trombonate e fulminato dai colpi di gran cassa che si sentivano provenire da una chiesa dove si stava eseguendo una messa solenne. Tutto questo in evidente contrasto con l'accoglienza festosa ed entusiasta riservata proprio negli stessi anni a Requiem di Verdi, dove le trombonate e i colpi di gran cassa sono tratti distintivi della sequenza, il luogo maggiormente esaltato per espressività e drammaticità anche dagli stessi critici di musica sacra. Del resto, quello dei colpi di gran cassa nelle chiese è un, è un vero e proprio topos letterario che dalla prima denuncia di Nicolae Stacchio Cattaneo nella frusta musicale pubblicata a Milano nel 1836 attraversa tutto il secolo prendendosela e con lo strumento musicale, la gran cassa e soprattutto con la banda turca, quell'accessorio coloristico presente negli organi ottocenteschi con il quale tramite la pressione di un pedale viene azionata una gran cassa, un piatto, un cappello di sistri e un rullante Parallelamente alla sostituzione di parti fisse della Messa con pagine strumentali, si verificava un'altra consuetudine, parimenti sintomatica dei tempi, che era la già citata pratica dell'alternatimo organistico. La funzione ministeriale dell'organo, e quindi dell'organista, in liturgia è maturata ben prima delle recenti formulazioni del Vaticano II, tanto che già in, con in conclusione del nono canto del Purgatorio dantesco sembra ricogliere un riferimento alla pratica dell'alternatimo organistico durante il canto del Te Deum. L'organo, e non il popolo, rispondeva al canto del celebrante o al coro, che cantava rigorosamente scoperto. In un mirabile duello, e la parziale incomprensibilità dei testi era un problema che tanto i fedeli quanto il clero non si ponevano, giacché il celebrante e i ministranti recitavano per intero, ma sottovoce, i testi prescritti dalla liturgia. Il fatto che il celebrante pronunciasse tutto quello che il messale prevedeva metteva al riparo dall'accusa di manifesto abuso liturgico, concedendo agio a questa pratica di prosperare e declinarsi, ma al solito, secondo la sensibilità e il gusto del tempo. Come nel 600 si adoperavano versetti contrappuntistici e nel 700 qualcosa di un po' più concertato, nell'800 l'alternatim era praticato con versetti strumentati, come si diceva all'epoca, o motivi che potevano concretamente essere mutuati dalle opere. La verità dei registri imitativi degli organi risorgimentali permetteva agli organisti ben consapevoli delle potenzialità dei propri strumenti di ottenere verosimili imitazioni orchestrali coerenti non solo dal punto di vista del tema, del timbro, ma anche, ad esempio, dell'estensione o del modo di suonare dello stesso strumento. Gloria in Excelsis Deo intonava il celebrante e subito dopo l'organo rispondeva con un vivace intermezzo di ottavino o un languido solo di clarinetto. Carlo Fumagalli e Paolo Sperati, già citati artefici delle più fortunate iniziative editoriali di repertorio organistico operistico ottocentesco, arrivarono ad estrapolare temi arcinoti dalle opere che si rappresentavano nei teatri per rispondere punto per punto ai cinque o sei interventi che, nel canto del Gloria, erano riservati all'organo. Un ergonista esperto, però, eh, poteva, sfruttando al massimo le potenzialità del proprio strumento, già nei soli intermezzi organistici frapposti ai versetti cantati in canto fermo del Gloria, far sentire moltissime delle infinite combinazioni di colore e degli effetti timbrici, di cui gli organi ottocenteschi erano dotati e che potevano, che potevano rendere. Tutti i momenti della Messa nelle celebrazioni di rito romano, tutte le parti dell'ordinarium ummisse, potevano essere inframezzati da versetti organistici. Quindi non solo il Gloria, ma anche il Credo, ma anche le ripetizioni del Sanctus, o uscendo dalla Messa, gli inni del Vespro, i Te Deum, o la compieta che veniva celebrata alcune volte anche in, modo, in forma pubblica e partecipata. Nel rito ambrosiano, in vigore a Milano, dove è stata un po' culla del movimento ceciliano italiano. Non si poteva invece per nessuna ragione inframezzare il testo del credo con un intermezzo organistico, per cui nelle visite pastorali si ritrova ad esempio la citazione espressa, che simbolum toto a coro canitur. La recitazione delle parti prescritte dal Messale o dei testi liturgici in modo integrale. Salvò la pratica dell'alternatim sino a quando il Costituendo Movimento Liturgico pose l'accento su una forma embrionale di partecipazione attiva dei fedeli, che cercava di garantire a questi almeno la ricezione dei testi. E non importava che il testo fosse recitato dal celebrante o cantato in canto fermo, canto figurato o polifonia. Fu però soltanto con la riforma liturgica di San Pio XII che la Chiesa si pronunciò dopo secoli contro gli imponendolo definitivamente all'indice. In un'epoca di cambiamenti, o in un cambiamento d'epoca, come meglio, sarebbe opportuno connotare il periodo dell'esperienza ceciliana, la musica era e restava elemento imprescindibile per la buona riuscita della celebrazione, che fosse musica della vecchia scuola con la quale resistere fieramente a un paradigma calato dall'alto una produzione secondo il nuovo corso con la quale cercare di demolire una tradizione ormai centenaria. Lorenzo Perosi e con lui i suoi commilitoni non si trovavano a combattere per riaffermare un primato della musica nel contesto celebrativo, ma condussero la loro battaglia sul piano qualitativo, musica d'avanguardia santa e pura, anche se ostica, contro un repertorio immediato e comunicativo. Stereotipo e forse eccessivamente connotato con il secolo, dal momento che la preeminenza della musica nella liturgia ottocentesca non è mai stata messa in discussione. A evidente riprova del fatto che nessuna delle due fazioni poteva fare a meno della musica in liturgia per conseguire, con il rispettivo repertorio, la sperata vittoria, vi è la portata del pronunciamento normativo pontificio, che è limitato. Ed estromette dalla Chiesa una prassi decisamente locale nell'orbe cattolico, un pronunciamento che, a differenza delle costituzioni liturgiche del Concilio di Trento, poca ragione d'essere avrebbe avuto fuori dal, dalla Lombardia, fuori dall'Italia, possiamo dire. Quantitativamente parlando, dunque, la musica sacra resistette indenne anche alla riforma di San Pio X, cambiando per l'infinitesima volta d'abito, ma non di sostanza. Altrettanto non si può dire invece per la riforma conseguente al Vaticano II, dove a fronte di una modifica sostanziale del rituale lo spazio per la musica è stato drasticamente ridotto, così come dietro l'inedita teoria dell'actuosa partecipazio si è molte volte accelata la volontà di tagliare i ponti con la tradizione liturgico-musicale del passato anche più recente. Tali considerazioni, mantenendo un'oggettiva imparzialità e senza scendere nell'agone ceciliano, rendono quanto mai necessaria la deposizione di pregiudizi infondati nei confronti di, di uno o dell'altro schieramento, dell'uno o dell'altro repertorio, limitandoci a comprendere l'unicità del contesto entro il quale, nel volgere di una manciata d'anni, si poteva sentire o un nuovo gloria della durata di 20 minuti, composto secondo il nuovo linguaggio musicale, o un gloria di vecchia maniera, nel quale i versetti organistici mutuati dalle opere inframezzavano il canto fermo. È una storia abbastanza, abbastanza ricca da una parte, ma abbastanza povera dall'altra perché i rapporti tra Lorenzo Perosi, Puccini, e in generale diciamo, la giovane scuola, ma anche tutto il mondo musicale che eh, soprattutto nei primi anni stava muovendosi. Nei primi suoi anni stava muovendosi in alternativa al mondo del melodramma, in alternativa a quello che era un po' la grande tradizione nazionale, e si apriva allo stile diciamo internazionale. È stato sempre un rapporto che non ha forse trovato quel tipo di attenzione che avrebbe meritato un musicista come lui. Eh, ci sono dei dati, se vogliamo partire proprio da dei dati storici, storico-critici. Eh, praticamente il nome di Perosi non compare in nessuna delle grandi biografie moderne, biografie critiche moderne, dedicate a Puccini. Eh, la cosa di per sé è sorprendente, eh, ma evidentemente indica anche una precisa... Eh, una precisa, un preciso orientamento da parte degli studiosi che hanno accettato, accolto come un dato di fatto certe osservazioni fatte da alcuni degli, dei primi ascoltatori o dei primi narratori, biografi anche critici di Perosi, laddove di fronte alle sue composizioni eh, rilevavano sempre quel tanto di stile che veniva chiamato allora chiesastico, Oggi questo oggettivo dice poco, però diciamo il suono in sé ci dà l'idea di quanto fosse considerato distante questo suo modo di concepire la musica rispetto a quella che veniva praticata nel tempo, e che ha un po' isolato appunto la sua esperienza. Dicevo, è molto curioso ed è, eh, se vogliamo, paradossale per certi versi, visto che, come sappiamo, per esempio, il rapporto con Puccini fu un rapporto molto, molto profondo dal, dal punto di vista personale, dal punto di vista della reciproca stima, della reciproca assiduità, consuetudine anche sul piano dell'amichevole e non celata stima nei confronti dell'artista. Sappiamo della presenza di Puccini a molte delle prime esecuzioni di eh, Lorenzo Perosi, in particolare sappiamo quanto abbia lodato e abbia ricordato sia a parole sia per iscritto eh, quanto mh, a lui fosse eh, piaciuto il Natale del Redentore. Quindi siamo nel 1899, eh, l'anno in cui Puccini sappiamo che era stato. Tra gli spettatori, tra gli spettatori, gli spettatori che avevano applaudito la prima della risurrezione a Milano, esecuzione tra l'altro che ebbe un grosso uh, riscontro sul piano. Sul piano anche mondano, ma legato all'ambiente musicale, visto che non c'era soltanto Puccini, ma c'era Boito, c'era Giacosa, cioè c'era un pubblico eh, particolarmente orientato e capace di distinguere le capacità eh, di Perosi. Ma soprattutto, dicevo, è curioso che non venga citato in nessuna biografia Pucciniana perché. Eh, in una lettera come ricorda tra l'altro nel libro di Luigi Garbini eh, Puccini scrive c'è più musica nella testa di Perosi che in quella mia e di Mascagni messe insieme e quindi è strano che questo tipo di affermazione non abbia sollecitato un po' di più gli studi a verificare quanto questa affermazione, fatta quando Puccini per l'appunto era giovane ed era un giovane studente, infatti cita il suo compagno di studi, nonché compagno di stanza eh, di pensione milanese che è Mascagni, i due, i due toscani. Che stavano crescendo appunto a milano non abbia sollecitato forse un approfondimento su questo tipo di rapporto anche perché c'è un altro fatto che eh, va sottolineato e che avrebbe potuto indurre mh, una riflessione su quanto fossero le parentele tra Perosi e la giovane scuola intendendo con questa definizione sappiamo una definizione diciamo di comodo un po per manuali di storia della musica ma che rende un po l'idea la definizione di giovane scuola che comprende quegli autori di eh, opere che eh, gravitavano ancora attorno alla grande Personalità, la grande figura di Giuseppe Verdi, ma nello stesso tempo si stavano distaccando. Autori che il termine di giovane scuola, diciamo che è un termine che è stato coniato ad un certo punto quando si voleva un po' mettere insieme alcuni autori che, secondo soprattutto la critica, la critica un po', un po antiquata oggi. Questa definizione sta un po' stretta. Dicevo alcuni autori che vengono definiti come veristi, da altri che invece eh, al, verismo, al verismo musicale aderirono in maniera mh, o passeggera o fugace, oppure forse, forse non aderirono per niente, come è il caso per esempio mh, di Puccini, oppure viceversa, come sono stati i casi di Giordano, che è invece è un autore che. È passato attraverso alcune scelte che possono essere riconoscibilmente legate al verismo, tipo Malavita, e poi si sono un po' spostate su un tipo di scrittura completamente diversa fino a proprio distaccarsene completamente o da altri coetanei come Francesco Cilea, o, lo, o per tornare, diciamo, alla generazione prima di Puccini e di Mascagni, come Catalani, che ha questo tipo di, di stile. Eh, Melodrammatico, molto forte, il tipo di soggetti di carattere eh, così, così violento e così impressivo sul pubblico non si dedicarono per niente. La giovane scuola era comunque un punto di riferimento, anche se sappiamo che contestualmente il mondo musicale, una parte del mondo musicale, si stava orientando verso un tipo di eh, scrittura musicale che non necessariamente aveva bisogno del palcoscenico. La nuova civiltà strumentale italiana, quella che si sviluppa alla fine dell'Ottocento, che prende come punti di riferimento. Anche qui usiamo un'altra eh, definizione, che comunque ha una sua storia dietro, ovvero quella di generazione dell'80, è una generazione di musicisti. Tutti musicisti, diciamo che con cui Perosi ebbe dei rapporti. Eh, pensiamo appunto a Respighi, eh, anzitutto, che eh, si dedicarono con maggiore assiduità alla musica strumentale. Ora, se noi mettiamo insieme queste cose mh, e teniamo conto della uh, caratteristica prettamente lessicale eh, di Lorenzo Perosi. Ovvero una capacità diciamo, di scrivere in una maniera contrapuntisticamente molto ricercata, ma nello stesso tempo anche con uno slancio che potremmo definire usando le virgolette del caso, sinfonico, eh, di grande spicco, e tenendo per di più conto che gli oratori di Perosi vengono dallo stesso autore, definito in più occasioni le mie opere. Eh, ci stiamo ancora appunto chiedendo come mai non ci sia stata una sorta di eh, immedesimazione, anche da parte del racconto critico, proprio della figura di Perosi a quella della giovane scuola. Possiamo domandarci il perché, ma non abbiamo una, una risposta. Quello che è certo è che eh, della giovane scuola, eh, Perosi condivide, al di là del fatto musicale,. E condivise a suo tempo eh, tante avventure: avventure musicali, avventure anche d'ascolto. C'è cioè questa mh, meravigliosa coincidenza per cui nel, sempre nell'anno. Nell'anno fatidico anche per il numero 1899, però si decide di fare il pellegrinaggio più musicale, più ardito, più audace per il tempo e comunque quasi in inevitabile per un musicista dalle di grandi ambizioni che era quello a Bayreuth per ascoltare un'opera di Wagner, anzi per ascoltare l'ultima. Uh, grande partitura wagneriana che, come sappiamo, l'autore aveva uh, vietato di rappresentare fuori di Bayreuth. Parliamo di Parsifal, parliamo di questa che non è più un'opera. Ma l'autore definì appunto sacra rappresentazione, e quindi già in questa idea di sacra rappresentazione sicuramente Perosi si sarà riconosciuto in maniera specifica. Ma in quell'occasione a Bayreuth si erano dati convegno veramente molti musicisti italiani, c'erano grandi direttori tipo T Toscanini, Cleofonte Campanini, c'erano grandi interpreti come. Giuseppe Borgatti, ovvero il tenore italiano, ma wagneriano per antonomasia. C'era Umberto Giordano, c'erano altri compositori, e parliamo soltanto di quelli italiani. Quindi, in quell'occasione sicuramente Perosi avrà avuto modo di approfondire questa sua, questa sua attrazione per il mondo teatrale, che poi avrà sviluppato invece in quella forma. Più mistica, più distaccata, se vogliamo, per certi versi, che eh, ha finito per dargli questa uh, etichettatura della quale appunto non è mai riuscito a, a, a staccarsi e, che, eh, ha e lo ha mantenuto diciamo un po', un po distante da questa collocazione critica. Un'ultima osservazione che si può fare riguarda il fatto che eh, comunque, pur eh, avendo mh, questo tipo di impostazione compositiva, pur avendo diciamo, una vita così legata alla sua eh, professione di fede e ai suoi incarichi ufficiali come, come sacerdote, attraverso il suo epistolario noi ci rendiamo conto come in realtà... Eh, ci fossero mantenuti molti rapporti con i musicisti a lui contemporanei, alcuni rapporti di fiducia, rapporti di eh, diciamo di, se vogliamo anche di convenienza, ma di cordialità. Quindi in alcuni casi è Perosi che manda le partiture, che riceve il parere o che riceve, o che riceve le felicitazioni. Sappiamo per esempio di quell'incontro mancato direttamente ma indirettamente avvenuto con Verdi attraverso Boito al quale era stata inviata la partitura della Resurrezione del Redentore che evidentemente è stata letta insieme perché in quel momento Voito stava collaborando era a Villa Santagata e stava lavorando con Verdi sul libretto su un progetto diciamo librettistico non chiarito, o semplicemente era in vacanza, ma c'è la lettera, appunto, di Boitem in cui ringrazia di questo, di questo invio e eh, dice il maestro l'ha letto, oppure c'è quest'altra eh, lettera, diciamo, trasversale in cui Verdi chiede un'idea per un inizio eh, specifico del Tedemo. Quindi, diciamo, c'è un rapporto molto, molto forte col, col mondo del suo tempo, però sicuramente. Questo rapporto è un rapporto che rimane, diciamo, su un piano di un'adesione che è più formale che sostanziale alle nuove esigenze sia del mondo operistico sia del mondo prettamente sinfonico. E eh, questo è probabile che si debba attribuire eh, specificatamente al tipo di scelte personali non soltanto appunto e eh, in questo caso confessionali che ha fatto perosi e forse anche al fatto che la società del tempo ancora non era abbastanza matura per poter apprezzare le qualità assolute del compositore perosi eh, dimenticandosi il fatto che vestisse la tonaca e che avesse dei ruoli appunto così specifici nella scelta e questa sua scelta, diciamo, chiamiamola così, professionale eh, lo inducesse a fare altrettante scelte ben orientate sul piano dei soggetti e che non avevano un naturale sbocco, un naturale spazio, diciamo, esecutivo perché non erano eh, partiture che, erano, che nascevano per il teatro, erano partiture che impegnavano moltissimo dal punto di vista esecutivo, quindi non erano nemmeno facili da essere proposte ed essere, e da poter essere conosciute e a questo forse si può attribuire il fatto che poi la storia e la storia critica ha finito per tenere così scisse le due vicende, quella di Perosi importante e riconosciuta, del resto se pensiamo soltanto agli interpreti che se ne occuparono sia allora ma anche abbastanza recentemente nel dopoguerra pensiamo alla grande passione che aveva già Andrea Gavazzeni per, per Lorenzo Perosi dicevo nonostante questi interessi non sia mai avvenuto quel tipo di incontro operativo e soprattutto non c'è stata ancora forse un'indagine specifica che magari si allargasse anche alle opere da camera, alle opere solamente orchestrali per fare rientrare anche la figura di Lorenzo Perosi in questo ambito molto specifico, che è così importante, anche se molto convulso, se vogliamo anche un po' un po' disordinato e soprattutto composto da personaggi molto diversi dal punto di vista del carattere musicale, del carattere stilistico, ma anche diciamo, della qualità di scrittura, che comunque hanno contribuito a, a fare dell'Italia musicale una lezione sempre più internazionale. Ringrazio tutti, dopo due ore e mezza circa di webinar, di essere ancora qui e di aver assorbito questo piccolo incontro musicologico superoso. Eh, piccolo, ma mi si permetta, abbastanza concentrato e su argomenti non sempre trattati e non sempre così, diciamo, adeguatamente trattati. Ecco, Innanzitutto scusateci un po' per la ma manifattura del video che il webinar ci porta ad avere, Pen penso però che sia riuscito tecnicamente in maniera adeguata e congua. Monsignor Liberto all'inizio eh, ci ha parlato da par suo e ci ha aperto subito un mondo, parlando dell'inclinazione alla contemplazione della musica di Perosi, come anche dell'efficacia della sua musica come mezzo della gloria di Dio, quindi dando un taglio prettamente cattolico, spirituale, chiaramente. E soprattutto è importante riuscire a capire come Monsignor Liberto punta la musica di Perosi come nodo fondamentale dell'evangelizzazione della cultura cristiana, della, del cattolicesimo e del cristianesimo. Questo è molto, molto importante. Un punto, eh, anche questo, penso sia notare il dottor Cappelletto. Invece, in seconda battuta, e mi si permette di dire, ha fatto un'eccellente disanima dei quartetti di, di, di Perosi. Ha ricostruito questo periodo dei quartetti, bello e duro, eh, duro perché ha parlato della malattia di Perosi, cosa non facile parlare ancora oggi della malattia di Perosi, ha parlato della schizofrenia. E non tutti ne parlano facilmente, quindi grazie dottor Cappelletto, anche perché ha spiegato alcuni cambiamenti che Perosi fece con il cambio della Q, della C con la K, una splendida ricostruzione di quel periodo. Complimenti ancora. E complimenti anche quando parlava dei sospesi di Perosi, peraltro ripresi dalla stessa idea di Garbini nel libro pubblicato da noi. E infine, una cosa molto importante. Anche lì Cappelletto ha puntato il dito sul fatto che Perosi è stato importante, lo è importante, a livello etico e storico, perché riuscì ad eliminare gli evirati dalla Cappella Sistina. Una riuscita che penso sia sempre giusto ricordare, andando contro, probabilmente a molta cultura arretrata. Sono punti questi importanti, secondo me, perché. Perosi è stato un sacerdote e lo è stato ed è importante ricordarlo, ma c'è anche tutta la parte umana, che secondo me è importante anche questa riscoprire. Il maestro Vinelli, da par suo, da organista provato quale gli è, è riuscito a dare un senso fattivo alla scuola di organo fatta da Perosi e alla bella ricostruzione dei brani di Perosi pubblicati per organo. Eh, è stato molto bello tutto questo. Ricostruzione a livello, livello tecnico musicale che ha fatto il maestro Viennese, grazie ancora. Anche il professor Marni ha fatto una più che buona ricostruzione della preminenza dell'umano sul divino e viceversa nella musica dei riti di Fino-Ottocento, quando apparve il genio di Perosi. Infine, non da ultimo c'è stata l'ottima rivisitazione del rapporto fra Puccini e Perosi. Che il dottor Foletto ha egregiamente espresso, dove fra i due compositori c'era un rapporto di reciproca stima. E sinceramente, per chi conosce la storia di Puccini, e la storia di Perosi è una cosa un po' particolare, che Puccini e Perosi avessero una tale stima fra di loro. Lo sappiamo tutti che Puccini diceva sempre che c'è più musica di, di, nella testa di Perosi che in quella sua di Mascagni messi insieme. Questa è una frase ormai che è, è vera, insomma. Ma la cosa importante e bella è il fatto che Puccini si presentava spesso alle prime delle opere di Perosi. Questo significa veramente quanto Puccini, che aveva anche un altro tipo di cultura, che aveva anche un altro tipo di formamentis, che non era quella cattolica, probabilmente, però stimava a livello musicale il maestro Perosi. Siamo alla fine, quindi, pensiamo di aver posto anche noi un. Piccolo tassello a questa figura di genio ecco bisogna dire che perosi è stato un genio puro cresciuto all'interno del mondo cattolico che lo ha formato che lo ha protetto che gli ha dato tanto e a cui perosi ha dato tanto e molto soprattutto nell'ottica dell'evangelizzazione Soprattutto nella glorificazione della musica, nel riuscire a portare il mondo a Dio. Stasera avremo il concerto in Cappella Sistina, spero che molti di voi possiate venire e spero che molti di voi possiate seguirlo in streaming: dove il coro dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Santo Padre canterà la Missa Pro Defunctis, la messa dei cardinali, verrà suonato il Veni Creato Spiritus e il Te Deum per organo, nonché verranno cantati. O sacro convivium, adoramus te Criste, ave, ave Maria, il Pater Noster, Doremus Pro Pontefice, il Pange Lingua e Tu Esperus. Tutti i brani presenti all'interno di questo CD che sarà prossimamente, se non già ce l'abbiamo adesso, su tutte, su tutte le, 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 le piattaforme Spotify e altri in giro per il mondo e, e poi saranno anche nei migliori negozi. Spero che molti di voi ci potranno seguire in streaming, lo avremo alle ore 22 e sui canali di lorenzoperosi.org, su Facebook, sia di Ban Music che di Lorenzo Perosi. Cosa dirvi di altro? Un ringraziamento per queste tre ore passate insieme. Siamo stati molto contenti di tutto questo periodo. Andiamo avanti con questo anno perosiano, promuovendo la musica di Perosi e portando avanti l'idea che possa essere spirituale o laica di Lorenzo Perosi. Vi ringrazio ancora, buon pomeriggio.